vedevo, mi metto gli occhiali così vi vedo. Buongiorno a tutti. Grazie di essere venuti così numerosi. Alla mia destra c'è Mauro Grassi, responsabile della struttura di missione, alla mia sinistra c'è Fabrizio Cruscio, capo dipartimento della protezione civile, ci raggiungerà per... Sì, la posizione è assolutamente casuale, visto che siamo tutti in famiglia, oltretutto credo guardando in giro le facce più o meno in questi... Saluto il presidente dell'ANBI, saluto il presidente dell'autorità di bacino, saluto tutti i presenti, ci raggiungerà il sottosegretario Barbara Degani che è impegnato, sono tutti un po' impegnati in questa fase parlamentare, tanto è vero che Ermete Realacci, presidente dell'ottava commissione ambiente della Camera, ci manda un breve saluto. Tanti impegni precedenti mi impediscono di partecipare alla vostra iniziativa che trovo di grande interesse. L'analisi materiale forniti dall'ISPRA confermano, come sempre, il quadro preoccupante del nostro Paese in merito al rischio idrogeologico, una situazione nota aggravata dagli eventi estremi generati da mutamenti climatici. Ma le responsabilità principali, come sappiamo, sono dovute a decine di incuria e inerzia rispetto alla gestione del suolo, a cui si sono sommati interventi predatori e abusi devastanti. Eppure il nostro Paese, il territorio, il paesaggio, sono una delle risorse più importanti, insieme al suo patrimonio di bellezza, qualità e creatività. L'Italia, fortunatamente, si è messa in movimento e sta cambiando passo. Per la prima volta è stata istituita dal governo un'apposita unità di missione, Italia Sicura, con il compito di coordinare progetti e finanziamenti in un settore troppo spesso frammentato per competenze e burocrazia. In questo quadro il contributo e le professionalità dell'ISPRA si mostrano ancora una volta di rilevante importanza. La strada tracciata è quella giusta ed occorre percorrerla a fondo per una svolta affinché l'Italia possa fare l'Italia. Buon lavoro, Ermete Realacci, presidente dell'ottava commissione ambiente, territorio, lavori pubblici e della Camera dei Deputati. Io credo che migliore posizione alla giornata non poteva esserci, credo che sia una grande sintesi di quello che abbiamo voluto insieme rappresentare con questa giornata. Come ho detto, il sottosegretario Marco Degani ci raggiungerà in qualsiasi momento, invece il senatore Marinello, presidente della 13ª commissione ambiente del Senato, non riuscirà a raggiungersi per motivi di nuovo di natura diciamo istituzionale. Ci tengo moltissimo ad esserci personalmente, quindi non è riuscito neppure a indicare una sostituzione, che è proprio una questione dell'ultimo momento. Allora, detto questo, io prima di iniziare faccio alcuni ringraziamenti particolari alla struttura di missione, prima di tutto, perché in qualche modo non solo ci ha dato l'opportunità come Presidenza del Consiglio di ritrovarci in questa sala, ma ci ha dato diverse opportunità, quello che diceva anche Ermete Realacci, di presentarci al Paese assieme al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile come sostanzialmente un tutt'uno assieme ai vari dicasteri coinvolti, che sono il Ministero dell'Ambiente, ma sono anche altri dicasteri tipo il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e compagnia. Vorrei ringraziare i colleghi delle autorità di bacino. Consentitemi no, primo ringraziamento a loro, una lotta comune che ci ha visto da molti anni nel tentativo di realizzare quella che per noi è stata una legge di riferimento fondamentale, che è la legge 183 dell'89, difesa del suolo, poi raccolta dentro il 152 del 2006. Io ricordo che quella legge nacque dopo gli eventi della Valtellina, forse i più vecchi si ricordano diciamo il percorso importante che il Paese fece tra il 1989 e il 1987 al 92 con la legge di protezione civile, la 312. Allora voglio ringraziare loro perché in questi ultimi anni sono stati proprio nella lavatrice istituzionale, nel senso che le autorità di bacino c'erano, non c'erano, si spegnevano, si accendevano, non si accendevano, in realtà c'era la necessità di stabilizzare il quadro istituzionale che lentamente, a mio avviso in modo non totalmente soddisfacente, però sta giungendo in porto. In questi anni loro hanno assicurato un lavoro molto discreto ma continuo, hanno continuato a presidiare informazioni, hanno continuato a presidiare
il collegamento del territorio, su cui gran parte del lavoro, sia nostro sia della struttura missione, in realtà si appoggia assieme a quello delle regioni e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Quindi da presidente dell'ISPRA io mi sento il dovere di ringraziare per questo percorso che in questi anni mi ha fatto assieme. E quindi vorrei che facessimo un primo applauso a loro, perché sono qui davanti, mi parleranno. Detto questo, credo di aver finito, saluto tutti i colleghi, saluto il presidente dell'ANBI, come ho detto, già direttore generale dell'ANBI, avvocato Martuccelli, che anch'essa ha rappresentato una figura di riferimento istituzionale, saluto i colleghi dell'Ordine dei Giorgi, saluto i professori, i colleghi in aula, saluto tutti i colleghi che ci hanno aiutato in questi anni. È un momento importante e quindi passo, dopo aver fatto questi saluti, che come al solito sono molto informali dal mio punto di vista, molto diretti e molto operativi, passo a dare la parola immediatamente a Mauro Grassi, che ci introduce la giornata, e non so se vuole continuare a operare, risponderò io, ma questo certo stiamo qui presenti. Prego Mauro. Grazie a... Allora, Bernardo ha fatto tutti i ringraziamenti, quindi mi ha tolto una grande responsabilità, perché io sono sicuro che ne dimentichiamo qualcuno, quindi creiamo sicuramente qualche problema di questo tipo. Quindi andrei immediatamente al tema del nostro incontro, frane, alluvioni e diciamo le mappe del rischio. Questo ovviamente sono un tema rilevante in sé, lo sappiamo, ma sono un tema ancora più importante perché negli ultimi anni, non solo con la struttura di missione, ma anche prima con gli ultimi interventi del Ministero dell'Ambiente, si è cominciato a fare una politica di prevenzione del rischio alluvione, del rischio frane, che è basata su dei dati. Questa può sembrare una banalità in un paese normale, dice, se tu devi fare attività di prevenzione, dove la puoi fare? Devi vedere dove ci sono i rischi, lo dice la direttiva europea, fate analisi di efficacia, di efficienza e intervenite. No, non è così. Per troppo tempo questo paese ha fatto scelte anche tecniche guidate principalmente dalla politica. Dalla politica non vuol dire che c'era una sede, un organo centrale politico che prevedeva e vedeva tutto, ma insomma si sceglievano, erano i 100 e 1000 assessori distribuiti sul territorio, erano gli amministratori che decidevano sulla base di canali di vario tipo. Ecco, invece mi sembra che con il DPCM abbiamo fatto nel maggio del 2015 si è stabilito in maniera precisa che le scelte di prevenzione sul dissesto idrogeologico vengono fatte attraverso la valutazione di dati di rischiosità. Io penso che questo sia un importante passo e penso, voglio sperare, che da questo punto non si ritorni indietro, perché i ritorni indietro sono sempre possibili. Ed è un'acquisizione che il nostro paese ha e dobbiamo tutti mantenerla e tenerla gelosamente. Detto questo, viene il secondo passo. Se effettivamente dobbiamo fare una politica che si basa sui dati, che si basa sulle informazioni del rischio, bisogna che queste informazioni abbiano due caratteristiche. La prima, l'altro giorno parlando alla Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile Nazionale, abbiamo detto, ma intanto bisogna che si avvicinino ai dati veri. Ora, voi sapete che i dati veri, si potrebbe entrare in un dibattito filosofico, quali sono i dati veri? Diciamo, io mi accontenterei di dire i dati, i migliori dati che sono a disposizione della conoscenza generalizzata in tutti i campi su questo settore. È così oggi? Non lo so.
Io voglio sperare che, per questo io reputo che questa sia una riunione importante della nostra comunità. Voi sapete il mio pallino, creare una comunità del dissesto, della lotta al dissesto idrogeologico. Scambiamo tutte le stesse linguaggi, ci scambiamo tutti gli stessi dati, percepiamo tutti gli stessi problemi. Io penso che con questa presentazione di oggi, con ISPRA che fa da coordinamento, a mio avviso giustamente, del sistema delle autorità di bacino e domani dei distretti geografici, possa essere il primo step che mettiamo a punto. Questi sono i dati migliori che abbiamo sul rischio idrogeologico. Terzo punto, i dati non devono essere solo migliori, ma per quanto riguarda noi, pubblica amministrazione, che poi interveniamo, devono essere, tra virgolette, certificati. Perché? Perché non basta dire che esistono dei dati buoni da qualche parte. E io prendo un po' i migliori. C'è l'Università di Pavia che ha fatto uno studio su, c'è il centro di ricerca. Questo va benissimo nella fase di istruttoria, e va bene che sia così continuamente, che ci sia delle università, delle aziende, dei professionisti che vanno avanti, ricercano, portano avanti le informazioni. Ma poi io, pubblica amministrazione, ho bisogno di avere in qualche modo qualcuno che tutta questa conoscenza la mette assieme e riesce a codificarla e a rendermela certificata. Perché? Perché io ho bisogno di rispondere, quando faccio un intervento, alla comunità nazionale, e ho bisogno di dire: se ho scelto di fare prima la cassa di laminazione di Parma invece della cassa di laminazione di Forlì, è perché i dati mi dicono che, intervenendo su Parma, io faccio un intervento più efficiente, più efficace, più rischioso, che ha la priorità rispetto a quello fatto su Forlì. E questo lo devo fare in maniera ufficiale, non può essere basato. E il cittadino di Forlì deve poter andare in qualche posto, trovare questa informazione, confrontarla, verificarla e darmi poi il voto a me, struttura della pubblica amministrazione, hanno fatto le scelte. Guardate che anche questo non è un sistema, è un sistema banale. È l'idea di dire, si cerca di fare il processo decisionale basato su degli elementi sostanziali. Però possiamo dire che è sempre stato così. Possiamo dire a un cittadino che ha un problema in casa, è convinto che la scelta sul comune accanto, sulla regione accanto o sul pezzo di provincia accanto è stato fatto perché il suo era secondario in termini di rischio? Il giorno in cui il cittadino sarà convinto di questo, avremo fatto un altro grande passo importante. Quindi la informazione sia reale e l'informazione sia certificata. Il quarto punto, posso vedere le mie slides? Dove è Antonello? C'ho proprio due o tre slides. Il quarto punto è il discorso con Bernardo e Fabrizio Cuccio, ne abbiamo parlato più volte. È un altro elemento che diciamo nella discussione non sempre riusciamo a cogliere, a trovare. E qual è? È che qua figio questo di fianco, e va bene, perfetto, grazie. Che quando io faccio gli interventi, ipotizzo di intervenire in un rischio 100 e di ridurre questo rischio a 4, a 80, 90, 70, 60, 50. Diciamo tutti che ridurre poi il rischio verso 0 è quasi impossibile, perché ci possono essere eventi al di fuori della previsione anche del rischio. E poi, perché voi sapete che via via faccio interventi per abolire il rischio, i costi per abolire questo rischio del sito vanno in verso in forma asintotica e quindi sono destinati a diventare inefficienti. Ma tutto questo ragionamento c'è quando noi facciamo questi interventi? Io l'ho mai visto.
quindi è un altro punto su cui dovremmo lavorare, perché a me non basta dire che io intervengo su Parma perché il rischio è 10 e non intervengo su Forlì, che sono casuali, lo dico ai giornalisti, non c'entra nulla, e non intervengo su Forlì perché il rischio è 8, ma io devo, a parità di risorse impegnate, capire se l'intervento che faccio su Parma mi porterà il rischio da 10 a 9, a 8, a 7, a 6, e se l'intervento che faccio su Forlì eventualmente mi avrebbe portato con le stesse risorse ad un abbattimento del 20, del 30, del 40. Questi ragionamenti noi bisogna cominciare a farli, non dico su ogni piccolo interventino di una frana di montagna, ma sui grandi interventi questa è una cosa che noi dobbiamo fare. Rischio residuo, valutazione del rischio residuo, valutazione del soldo speso della lira, mi veniva in mente di dire della lira o dell'euro speso per quantità di rischio ridotto e così via. L'ultimo punto che mi sentirei di dire in questa discussione è il problema che noi abbiamo quando interveniamo sui rischi. Noi abbiamo detto, e oggi vi verrà presentato la situazione in Italia per quanto riguarda la popolazione, e noi abbiamo il compito di intervenire principalmente sulla popolazione a rischio. Questo è il nostro primo obiettivo. Ma poi ci sono tante altre cose. Ci sono le imprese, ci sono le infrastrutture, ci sono i beni culturali. Noi dovremo trovare strumenti, stamattina parlavo con gli amici del Ministero delle Infrastrutture, e gli dicevo, guardate, che noi dobbiamo partizionare i nostri strumenti, perché se io ho una grande parte dell'Italia con infrastrutture comunali e provinciali, perché quelle regionali e nazionali sono garantite da fondi regionali e dall'ANAS che interviene sulle infrastrutture nazionali, o ferrovie, se è diciamo, la parte ferroviaria, ma dal punto di vista dei comuni e delle province, spesso abbiamo situazioni di infrastrutture che per effetto di frane o di alluvioni hanno danni elevatissimi e non sono raggiungibili dai nostri strumenti che guardano in primo luogo al rischio della popolazione. Una strada si rompe, un ponte si rompe, rischio di popolazione zero, per noi non c'è alcuna priorità di intervento con i nostri fondi sul dissesto idrogeologico, e quando anche ci fosse noi interveniamo sulle infrastrutture al massimo per il 10%, allora bisogna trovare uno strumento, il Ministero delle Infrastrutture, adatto ad intervenire sulle infrastrutture per fare in modo che queste possano avere dei risultati. Chiudo, vi verranno presentati questi dati, questo è il rischio frane, questi sono i distretti idrografici. A me non piace molto. Se nel dibattito si potesse anche discutere, io so che a livello parlamentare non si è voluto toccare oggettivamente, perché sarebbe stato, era importante portare la riforma e portarla a fondo. Forse si potrebbe cominciare con una commissione, non so come, ma anche sono un po' strano, a parte quell'enclave del Serchio lì in Toscana, quel piccolo pallino. Ma diciamo, questi distretti idrografici qualche problema me lo pongono, ma il problema più grosso che mi pongo, e chiudo su questo e lascio alla discussione, è questa carta delle frane e questa carta del rischio idrogeologico che continua, nonostante si sia fatto un lavoro egregio con l'autorità di bacino, Rivera Orbelli, che saluto, per coordinare iniziative di approfondimento. Io continuo a vedere una situazione, vedo le frane, leggo i giornali tutte le mattine e io poi vado in questa carta e trovo la Calabria, la Sicilia, stanno tranquilli. A me non sembra così, cioè, posso dirlo, non ci vedo a queste carte. Rischio idrogeologico, quasi la stessa cosa. Allora, noi bisogna fare un'operazione importante, come dicevo prima, affinché queste carte, che sono le nostre carte, le carte di tutti,
di tutta la pubblica amministrazione rappresenti il più possibile i rischi veri che si ha con il territorio. È perché abbiamo messo nei rischi nell'alluvione soltanto i grandi fiumi e non i piccoli fiumi. Facciamo uno sforzo di paese per dotare i distretti idrogeologici e il lavoro futuro di risorse per poter fare analisi più approfondite. Sulle frane non so cosa è successo, ma insomma mi sembra che qui ci sia qualche elemento di discussione, se Puglia, Calabria e Sicilia sono praticamente quasi esente dal rischio. Facciamo questo sforzo notevole e diamo finalmente delle carte su cui possiamo lavorare e che garantiscano un'omogeneità di paese, che è la cosa più importante in questo momento dobbiamo raggiungere. Grazie. Grazie, Mario Grassi, anche per le informazioni, anche dirette. Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Ginevra Vizio. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ovviamente un saluto affettuoso al professor Eugenio Dinis, Mauro Grassi e ai tanti colleghi presenti oggi. Ovviamente per noi è importante come dibattimento essere presenti non solo alla giornata di oggi, ma alla discussione sul tema, perché basta vedere i TG, basta vedere appena c'è un minimo di attenzione importante anche a livello metro, eccetera, torniamo subito a rifocalizzare tutti quanti l'attenzione anche mediatica sulla parte di dissesto, e quindi un tema assolutamente attuale. Per quello che riguarda la parte nazionale, come dire, dal punto di vista anche degli stati di emergenza, basti pensare che dei 56 stati di emergenza che sono aperti, che sono stati aperti dal 2013, ben 49 riguardano il tema del dissesto idraulico idrologico, quindi ovviamente a parte qualche unità, quasi tutti gli stati di emergenza riguardano questo tema. Riguarda tutto il paese, a parte Friuli Venezia Giulia, provincia di Trento e Bolzano, tutte le regioni hanno avuto dal 2013 uno stato di emergenza aperto su questo tema, quindi è un tema ovviamente di interesse nazionale, e anche dal punto di vista economico, se andiamo a fare, come dire, conti, stiamo parlando di una ricognizione dei danni, quindi della quasi totalità che si aggira tra gli 8 e 9 miliardi di euro, e con soldi forniti dalla parte governativa nell'immediatezza superiore ai 600 milioni di euro. Quindi anche qua, anche sulle emergenze, diciamo, la risposta anche economica è stata una risposta importante, a parte tutte le azioni che sono già in campo per andare a dare qualche risposta anche alla parte dei danni più ampia. Quindi argomento che intanto intercetta tutti i livelli di responsabilità, cioè quando andiamo a ragionare sul tema del dissesto, noi andiamo a ragionare su un tema che intercetta competenze statali, centrali, regionali, il territorio, fino ad arrivare al comportamento del cittadino. Cioè non dobbiamo perdere il punto di vista che l'analisi di questa situazione, di questo fenomeno, deve essere visto a 360 gradi. Per cui anche le risposte, anche le soluzioni, anche le proposte non possono che pervenire andando poi a toccare ogni singolo elemento, perché sennò difficilmente riusciremo ad avere un risultato, come dire, soddisfacente. Quindi è evidente che quando si parla di dissesto e poi si parla, come dire, anche delle cause che creano poi il disagio, se non addirittura gli eventi estremi sui cittadini, si inizia a parlare di eventi estremi, quindi la questione del cambiamento climatico, si parla delle politiche, le macro politiche di territorio, quindi dall'abbandono dei suoli alla non perfetta manutenzione, alle politiche micro, diciamo, del territorio, cioè l'urbanistica in senso spicciolo, in senso stretto, fino ad arrivare al comportamento del cittadino e alla percezione che il cittadino ha del rischio e della propria situazione rispetto a questi eventi, perché poi quando andiamo a vedere i decessi, da una parte ci confrontiamo con macro situazioni, dall'altra parte ci confrontiamo col cittadino che con la macchina è andato nel sottopasso, non drenato, e lì muore. Cioè di questo stiamo parlando. E allora noi non possiamo affrontare il tema se non in maniera compatta,
partendo dal presupposto che comunque ognuno ha delle responsabilità che sono diverse. Questo ci dobbiamo fare i conti, anche in quello che diceva Mauro Grassi, cioè sì, poniamoci compatti con una linea diversa, però sappiamo che ognuno di noi fa un pezzo, l'importante è che il pezzo che ognuno di noi fa lo faccia in una linea condivisa. E allora in questo senso certamente la parte, come dire, di infrastrutturale ha un senso, Mauro l'ha sottolineato perché giustamente con Italia Sicura ha un'importanza fondamentale la parte delle infrastrutture, ha anche, come dire, evidenziato alcune criticità che in qualche modo condivido. Guardate, come esperienza anche pratica sul territorio, le aziende sempre più hanno una rilevanza fondamentale. Nelle ultime emergenze abbiamo avuto cittadini che ci venivano a dire: guardate, lasciate perdere le case, salvaguardate le nostre aziende perché quella è la nostra fonte, come dire, di vita, quindi la casa ci penso da me, rimettetemi in piedi l'azienda perché l'azienda è quella che ti consente di far andare avanti a me e alla mia famiglia. Quindi con uno strumento che magari oggi noi invece come protezione civile per esempio non siamo più allineati, perché già la parte aziendale per noi viene dopo la parte del servizio al cittadino, e quindi anche su questo magari una riflessione va fatta. E quindi ognuno deve fare il proprio, ma ognuno deve fare il proprio in questa filiera condivisa. Io la parte strutturale la comprendo, la mia grande preoccupazione è che anche partendo dai dati che oggi vedremo è evidente che noi non riusciremo a dare risposta soddisfacente a tutta la parte strutturale e infrastrutturale, cioè questo è palese, cioè i numeri sono così sproporzionati sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista di necessità di risorse che noi dobbiamo comunque mantenere l'attenzione molto elevata sulla parte non infrastrutturale. La percezione del rischio per noi è fondamentale, perché va bene le priorità, però la mia preoccupazione ogni volta che vedo si sta lavorando sullo scolmatore piuttosto che sul deviatore, è che fatta quell'opera il rischio è zero, abbiamo risolto, niente di tutto ciò, cioè noi siamo, come dire, tecnici, lo ha ribadito Mauro, sappiamo bene che al di là della quantificazione di quella riduzione del rischio, non solo noi non tendiamo al rischio zero, e il rischio zero non esiste, ma un rischio continua ad esserci, e non c'è niente di peggio che immaginare che un risultato infrastrutturale azzeri quel rischio. Quindi io su questo tenderei a stressarlo un pochettino, questo concetto, che poi diventa di percezione e di comportamento del cittadino. Le attività infrastrutturali ci mettono in sicurezza per un certo tempo, ci mettono in sicurezza rispetto a determinati eventi, ma noi la percezione del rischio dobbiamo continuare ad averla. E allora mi interesserebbe, per esempio, in questo senso, cercare di matchare un pochettino quelli che sono i risultati che provengono da questi dati, poi farò anch'io una breve considerazione su questo, rispetto alle organizzazioni di protezione civile territoriale. Cioè non è vero che noi abbiamo questa mappa che si inserisce in una capacità territoriale uniforme di reagire, ma di reagire non in senso proattivo durante l'emergenza, ma di organizzare il sistema di protezione civile. Noi abbiamo un sistema di protezione civile che è fortemente decentrato, ma è fortemente diversificato sul territorio, e qua non sto facendo nord, sud, centro, sto dicendo che ci sono delle organizzazioni molto efficienti di protezione civile e ci sono delle organizzazioni un po' meno performanti. E allora il risultato della, come dire, del matching di questa mappa con quella che è una capacità di performance in materia di protezione civile ci dà l'esposizione reale del cittadino. Ora, mentre da qui partiamo invece con dei dati precisi, vi devo dire che un po' di difficoltà ho io nell'individuare, come dire, le modalità di giudizio del sistema di protezione civile, quindi su questo dovremmo anche noi molto, molto lavorare. È chiaro che quel sistema in termini previsionali e di prevenzione si basano sulle classiche attività, come dire, non strutturali, quindi il sistema di allertamento con tutte le difficoltà che quotidianamente poniamo su ogni evento, al di là del tentativo dell'omogeneizzazione che stiamo cercando di fare, l'attività di presidio idraulico, l'attività di pianificazione,
è ovviamente quello che riguarda veramente l'informazione, come arriva al cittadino stesso. Questi sono temi che si stanno affrontando anche nella riforma del sistema di protezione civile, no? La famosa legge delega, e saluto l'onorevole Braga, sempre presente in tutte le iniziative di attenzione al territorio, e sul quale noi contiamo molto per riuscire a far sì che quel sistema ci dia, come dire, quel livello qualitativo da lanciare rispetto a questi dati oggettivi. Come sapete, oggi la legge delega è incardinata al Senato in commissioni congiunte prima e tredicesima, e noi speriamo e siamo convinti che proseguirà questo percorso proprio nella logica del miglioramento della performance del sistema nel suo complesso. Altro elemento che tenderei a sottolineare, la tecnologia. Guardate, questi elementi sono elementi fondamentali, cioè la tecnologia oggi sta cambiando il nostro modo di operare in termini operativi, scusate il gioco di parole, sta cambiando i termini di previsione, sta cambiando la comunicazione al cittadino. È veramente uno di quegli elementi trasversali che sta impattando su tutta la filiera in materia di protezione civile, ma in tutte, direi, le competenze che ognuno di noi abbiamo. Quindi in questo senso noi dobbiamo accettare ed esplorare e anche andare un po' oltre quelle che sono le nostre analisi canoniche, perché con la tecnologia ci dobbiamo fare conti. Cito solamente le attività che noi facciamo in ambito europeo con l'osservazione della Terra, tutti i progetti e programmi che assolutamente devono trovare una forma di matching con quelle che sono la formattazione, chiamiamola così, dei dati, chiamiamola più ordinaria, più consolidata. E allora, perché comunque questo lavoro è un lavoro importante? L'ho detto Mauro, perché comunque è una base nel quale dalla quale dobbiamo partire, tenendo conto di questi elementi iniziali. È una base che sicuramente necessiterà di un'integrazione, ma l'integrazione sarà nella sua evoluzione costante e continua, però il fatto di partire da una base comune, condivisa, nel quale si sono condivisi anche i criteri dei dati, perché anche qua il dato di per sé bisogna capire come quel dato è stato formulato e qual è il significato di quel dato. Esprimo anch'io, come dire, la necessità di far capire che laddove è bianco non significa che il cittadino è sicuro, perché sennò andiamo a fare veramente gravi danni, cioè diciamo, no, qua non è mappato, quindi io sto tranquillo, sono sereno. No, attenzione, questo è un dato che determina un'attivazione sul territorio, è una mappatura, dobbiamo ben comunicare cosa questa mappatura significa. Altro aspetto importante è il fatto che questi dati devono essere poi messi nella fruibilità dei cittadini e delle istituzioni nella maniera più corretta e migliore possibile, perché oggi abbiamo capito che dobbiamo mettere insieme i dati. Dobbiamo stare attenti che i dati non ci sovrastino, perché oramai abbiamo una mole di informazioni tale che poi la grande scommessa è come rendere questo dato fruibile, come rendere questo dato, come dire, realmente utilizzabile, sia per i fini dei cittadini che per i fini delle istituzioni. In questo senso cito per esempio lo sforzo che è stato fatto con il portale, no? Con Italia Sicura, Agit, Istra, la Fondazione Politecnico, per cercare proprio di dare un dato nell'immediato che sia facilmente fruibile, fermo restando poi l'approfondimento che è ovviamente il Dipartimento, ha lavorato anche, ma non ci stavamo, cito una cosa, capendo poi che quel dato chiaramente è un dato di sintesi che poi può arrivare ad un approfondimento che è ritenuto necessario a seconda poi ovviamente dell'utilizzo. E chiudo facendo un'ultima considerazione. Guardate, la questione della riduzione del rischio non è un problema nazionale, è un problema internazionale, è un problema mondiale. Ci si sta interrogando in ambito mondiale su quelle che sono le politiche sulla riduzione del rischio. Ricordo l'appuntamento di marzo dell'anno scorso, quindi già passato un anno, di Sendai, in cui si è cercato di buttare giù e continuare un percorso nel quale si cerca di ragionare insieme sulle politiche da fare in materia di riduzione del rischio. Su questo
direi che l'Italia è comunque un paese virtuoso, perché poi noi anche qua tendiamo un pochettino a autocommiserarci, però su questo l'Italia sta facendo un percorso virtuoso, lo sta facendo in ambito europeo, lo sta facendo in ambito mondiale, anche qua cito le diverse iniziative con ISDA delle Nazioni Unite, e probabilmente a giugno faremo un ulteriore incontro che Nazioni Unite ha voluto fare in Italia con le città resilienti, in cui 150 città italiane delle 3.000 mondiali fanno questa scommessa sulla capacità di mettere insieme dei sistemi resilienti e soprattutto ci si confronta. Stiamo come paese finalizzando la famosa piattaforma nazionale per la riduzione del rischio, proprio come ci chiede la comunità internazionale, non senza fatica, no, con qualche fatica, direi con molta fatica, però stiamo, come dire, in questo senso portando avanti un qualche cosa di strutturato. Nell'ambito del partenariato 2014-2020, cito per esempio che il Dipartimento con l'Agenzia di Coesione, Cala Sicura e il Ministero dell'Ambiente sta lavorando agli standard minimi per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio per quello che riguarda la materia di protezione civile. Quindi noi non solo stiamo andando in quella direzione, ma stiamo cercando in questo senso di strutturarci. Questi standard minimi sono stati presentati alle 11 regioni a dicembre, che hanno previsto interventi per quello che riguarda la programmazione dei fondi POR e FESR, quindi anche qui fondi finalizzati che vengono dati in ambito europeo, che seguono un protocollo operativo, quello che un po' evocava Mauro, e su questa la parte internazionale è andata. Guardate, non ci sbagliamo di molto se questi fondi poi domani la parte europea ci darà, nel momento in cui noi dimostriamo che stiamo seguendo un protocollo operativo. E quindi noi vogliamo puntare su questi standard, vogliamo renderli, come dire, norma in qualche maniera, poi vedremo anche le modalità. Questi standard per noi, per esempio, costituiscono l'ossatura di un progetto che ha come obiettivo il supporto e il rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio per la materia di protezione civile. Quindi, oltre a queste 11 regioni, noi vorremmo estenderle a tutte le regioni, proprio nella logica di strutturarci con uno strumento che consenta di fare quella valutazione di cui Mauro parlava prima. E questo è il motivo per cui abbiamo presentato anche come Dipartimento, nell'ambito dei Fond Governance 2014-2020, un progetto, proprio perché vorremmo strutturarci in questa maniera. Quindi gli argomenti sono tanti. Il settore è estremamente vasto, però come diceva il professor De Benedictis, il fatto che comunque ci stiamo ragionando insieme, ci stiamo ragionando ognuno per quella propria parte di competenza, ci fa comunque ben sperare sul fatto che questo percorso, che non sarà facile, però lo potremmo fare nella maniera più condivisa possibile. Grazie. Grazie a Fabrizio. Sottolineo semplicemente che comunque la protezione civile italiana rappresenta una punta avanzatissima a livello europeo, si dimostra anche avanzatissima nell'innovazione. Poi mi tolgo un sasso di lì. Sono un professore che scrivono sui giornali e non sanno assolutamente di cosa scrivono, parlando di protezione civile. Io sono rappresentante italiano di Copernicus, su questo programma europeo di utilizzazione di informazioni satellitari ormai dal 2003. Bene, quello che viene scritto è qualcosa che non corrisponde alla realtà, perché proprio la protezione civile dal 2010 ha finanziato, ha sostenuto, ha validato una piattaforma che si chiama HSAF, cioè è una piattaforma distribuita a livello di tutti i paesi europei da EUMESAT, l'Agenzia Europea per l'utilizzazione dei satelliti, ed è stata validata dai paesi europei ed è in linea nelle sale operative della protezione civile nazionale. Questo non è stato strillato sui giornali, non è stato detto sui giornali, è stato utilizzato ogni giorno per quanto può dare, e quanto può dare non è quello che viene scritto, perché non si prevedono le alluvioni, no? O non si ci difende dalle alluvioni con i satelliti. Io ho fatto una battuta a Sarzana una volta, ho detto: metteremo tutti i satelliti a modo ombrello, tutti uno vicino all'altro, in modo da evitare che piova, perché l'unico modo per evitare che sostanzialmente un evento alluvionale è quello di evitare che piova sul,
Mi sono tolto questo perché in realtà tutto quello che sentito, vedete, a livello europeo, a livello mondiale e a livello internazionale è assolutamente valorizzato, molte volte non lo valorizziamo in casa. Vi annuncio che i primi di dicembre ci sarà il congresso mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia sull'idrologia e sull'idrologia operativa. L'OMM l'ha voluto fare in Italia per dare proprio questo segnale forte per la qualità dell'idrologia italiana, per la qualità del lavoro, come ho sottolineato prima, delle autorità, tra cui quella della protezione civile, la punta di diamante, ma anche quella sostanzialmente delle autorità ambientali, come ho già citato, le autorità in Cina e compagnia. Nel dire questo ci tenevo a introdurre Bernardo Mazzanti, che sostituisce Gaia Checucci, la quale è stata chiamata urgentemente, ma la missione, se ho capito bene, qua stiamo andando, come avete visto, stiamo in un'operazione di lavoro, diciamo, stiamo andando a braccia nella varia presentazione, quindi do la parola a Bernardo. Grazie. Io innanzitutto riporto a livello distrettuale insieme alle regioni e che insieme alle regioni hanno lavorato per costruire questi piani di gestione del rischio idrogeologico. Vorrei solo riportare alcuni concetti che mi ha sollecitato ad esprimere il direttore Checucci, e sostanzialmente il cambio di passo che grazie o per colpa della direttiva 2760 che impone a tutti i paesi membri dell'Unione Europea l'approvazione di questi piani di gestione del rischio alluvione, anche nel nostro paese c'è stata a livello di descrizione, mappatura di pericolosità e rischio idraulico e coordinamento nella scelta delle azioni necessarie in termini di interventi strutturali e non strutturali per il contrasto di questo rischio, per la gestione di questo rischio. Questo concetto più volte ribadito di sostituzione alla rimozione del rischio con quello di gestione del rischio, che è sicuramente qualcosa che penso tutti noi sappiamo essere un obiettivo, l'unico obiettivo possibile nel nostro paese, viste le condizioni, visto lo forte sviluppo antropico e la connaturata fragilità del nostro territorio. Solo alcuni elementi di questi piani di gestione degli scorpioni, che poi penso all'intervento dell'ingegner Bussettini più tardi svilupperà in maniera sicuramente all'altezza e sicuramente in modo approfondito. La messa a sistema della mappatura della pericolosità idraulica con una sostanziale realizzazione omogenea a livello nazionale di questo tipo di copertura, con insita anche un aspetto, una problematica che è quella del rapporto con i piani di assetto idrogeologico. In alcuni distretti si è provato a già in questo piano a ipotizzare un superamento dei PAI con l'inclusione dello stesso contenuto informativo delle mappe di pericolosità, però è chiaro che stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando di pericolosità idraulica che ovviamente avrà il suo tempo per essere accordata in termini di coerenza normativa con i PAI, ma che dovrà portare a regime a un'unica definizione della mappa di pericolosità in questo senso. E poi altro punto di forza della direttiva, quindi quello che è la gestione del rischio alluvioni, la valutazione di diverse forzanti legate alla pericolosità idraulica. Basti citare l'inclusione, la mappatura da fenomeni tipo flash flood, quindi eventi brevi intensi che in accordo con mutati scenari di cambiamento climatico sollecitano sempre più in maniera drammatica le nostre aree urbane, le nostre campagne, in generale tutte le nostre infrastrutture. E poi anche una
definizione e descrizione del rischio in termini di elementi vulnerabili, in termini di categorizzazione e classificazione del rischio omogenea a livello nazionale. In questo senso ci preme sottolineare la centralità e l'importanza dell'attività di reporting che, essendo sistematizzate a livello europeo, impongono di rispettare standard sia di rappresentazione cartografica che di elementi tabellari a supporto della rappresentazione, che sicuramente sono un appesantimento dell'attività di elaborazione di autorità di bacino e regione, ma in realtà dovrebbero essere viste come un'opportunità per mettere a sistema e tenere tutto insieme in una forma appunto condivisibile. Qui si vede un po' il tema della giornata. Sicuramente quello è l'esperienza di ISPRA e della piattaforma Italia Sicura, rappresenta un'eccellenza, no? Nel panorama nazionale e nella evoluzione che molti di voi avranno potuto seguire negli ultimi anni in termini di rappresentazione del dato, di diciamo disseminazione delle informazioni relative a pericolosità e rischio idraulico. La cornice istituzionale ormai è matura, no? A partire dalla le indicazioni della direttiva Inspire, che fissa le regole del gioco, l'esperienza dei vari portali open che si sono sviluppati, la stessa esperienza del geoportale nazionale e ovviamente il forte contributo tecnico e scientifico fornito da ISPRA anche in questo campo. Quindi diciamo i tempi sono maturi per un salto di qualità e non si può vedere con estremo favore il diffondersi di questo tipo di esperienze e questo tipo di piattaforme, che sicuramente rappresentano una evoluzione che a chi come me, come penso molti di voi, hanno seguito negli ultimi vent'anni, nei tempi della decreto Sarno, dei primi archiari straordinari, l'evoluzione, la mappatura di questi tipi di fenomeni e di caratteristiche, rappresenta un punto di arrivo veramente importante e di partenza appunto per un'impostazione del lavoro nuova dove si tenga davvero tutto insieme e si riconduca ad un'unica visione le varie attività in termini di gestione del rischio, così come impostato nella direttiva. Grazie. Grazie Bernardo. Sono molto Bernardo anche perché in realtà parla, diciamo, un'autorità di bacino, l'autorità di bacino dell'Arno, quindi in realtà l'autorità di bacino l'abbiamo avuta tra gli oratori. Io brevemente farò quindi il mio brevissimo intervento adesso, prima di dare la parola ai miei due campioni, diciamo, Martina Bussettini. Purtroppo Alessandro Trigila è bloccato a letto, cioè un colpo della strega su quelli più classici, nel senso che non siamo riusciti a metterlo in dritto in piedi e non so bene chi lo sostituirà, credo un collega, se no l'intervento lo faccio io. Non va bene, adesso vediamo. Ah, grazie. Volevo fare un breve intervento, Martina. Potresti farmi scivolare anche slide un attimo su. Molto rapidamente, cercherò di uscire quanto avete detto nell'introdurre i miei colleghi. Volevo toccare alcuni punti che sono già stati sfiorati, ma secondo me sono di estrema importanza. Il primo è fondamentalmente il fatto che ISPRA non è la competenza scientifica. ISPRA si offre come un agorà di concorso di competenze scientifiche, tecniche e operative per giungere ad una visione complessiva dei risultati, anzi riconoscendo ad ognuno il proprio ruolo, le proprie competenze, le proprie responsabilità, le proprie prerogative. Il tentativo è quello di mettere ordine. Mettere ordine allora mi si consenta di sottolineare il fatto che la prima cosa per avere delle mappature è avere i dati. Per avere i dati bisogna avere dei sistemi di monitoraggio che non sono semplicemente strumentali, sono anche lo scarpone del geologo o lo scarpone dell'ingegnere quando va in cantiere, no? Nel rilevare una situazione di fatto o non una situazione di fatto, oppure l'occhio più avanzatissimo, abbiamo detto prima, del satellite. Puoi andare pure avanti rapidamente. Quando noi parliamo del nostro paese, questa è una slide che mi è molto cara, sia perché mette insieme da una parte la protezione civile, non si vede il mio passato e il mio presente in qualche modo. In realtà è una slide proiettata a livello europeo, probabilmente al Parlamento europeo,
nella quale si vede qual è, la, diciamo, grosso modo, una stima della collocazione in termini di severità e di frequenza degli eventi, che sono degli eventi dannosi nel nostro paese. Allora, se voi guardate, prima osservazione è che le slides, ovvero frane in alto, no? Terremoti, earthquake e floods, no? Sono i tre rossi che mettono insieme la cornice dell'angolo alto in cui la massima frequenza e la massima severità. Però c'è un punto che a noi sfugge sempre, che in qualche modo anche Mauro Grassi ha sottolineato, che in realtà non c'è semplicemente un rischio diretto, c'è un rischio anche indiretto, cioè questi eventi determinano delle correlazioni anche in termini di eventi naturali. E non solo, c'è un'altra correlazione, che poi la mappatura abbiamo cercato di evidenziare, che è quella degli eventi naturali su strutture, infrastrutture, diciamo, presenti sul territorio, le quali generano a sua volta una catena di rischio. Faccio un esempio: se c'è un impianto a rischio rilevante esposto ad eventi alluvionali o a eventi franosi, evidentemente la tipologia di rischio non è semplicemente quella del danno su quell'infrastruttura, ma è cosa succede a valle di ciò che succede se quella struttura, no, è colpita da un evento. Questo della concatenazione, Fabrizio Puccio l'ha sottolineato molto bene, nel senso che anche nella risposta poi del tempo reale, così come nella pianificazione, deve essere considerato. Allora noi non possiamo più vedere in termini anche fisici il sistema non come un sistema complesso e non lineare nelle sue conseguenze e nei suoi effetti dannosi, e non solo sulla popolazione, ma anche sulla qualità sostanzialmente faccio un esempio, delle risorse naturali su cui insistono, ovvero sulle matrici ambientali. Fukushima, pensate, il maremoto di Fukushima, ovvero un alluvionamento da maremoto, tsunami, che dir si voglia, costiero, cosa ha comportato poi come conseguenza dal punto di vista del rischio, no, della sicurezza nucleare in quel paese, e non solo in quel paese, perché noi l'abbiamo osservato e cercato di osservare in termini generali. Quindi quando il tentativo di mettere insieme tutto, di tenere collegato e anche di dare una lettura più complessa, una lettura dinamica, per far questo, l'ho detto prima, c'è bisogno di reti di monitoraggio. Mi dispiace che questo paese non sia così sensibile, devo dire, in alcuni casi anzi le regioni si sono dimostrate molto più sensibili delle autorità centrali. Le regioni hanno finanziato le reti di monitoraggio, penso alla qualità dell'aria, penso alla qualità delle acque, nelle quali in realtà l'intervento, se non ci fosse stato un intervento regionale, non ci sarebbe stata la possibilità di avere questi occhi sul territorio. La seconda cosa è, certamente spingiamo l'innovazione, oggi nell'innovazione l'utilizzazione di informazioni satellitari, siamo andati in sito, ci dà una visione da grandissima a piccola del pixel, e questo ci consente invece di avere una visione puntuale, di avere una visione zonale, areale, che però ha necessità di sviluppare conoscenze e strumenti per poterla comprendere, analizzare correttamente. Tutto questo porta anche alla discussione che vedremo dopo, che è quella della gestione, detta in inglese, di una grande mole di dati, cioè big data, no? Che vuol dire gestire tara bytes di dati, no? Addirittura in tempo reale. Questo pone una frontiera enorme da due punti di vista: dal punto di vista della possibilità soprattutto di dare strumenti a un'operatività in tempo reale reale, e dall'altra parte di dare completezza all'informazione che poi deve giungere a quella pianificazione che sia Bernardo sia Mauro hanno sottolineato in una prospettiva futura che oggi non abbiamo. Io voglio citare questo. Allora, queste mappe sostanzialmente che vedrete dopo, io ho preso delle slide vecchie che voglio chiudere, queste erano già del 2014, andavo in giro per l'Europa e per l'Italia a mostrare queste mappe, o questa, no? In cui ci sono i dati che poi saranno riportati, non voglio entrare in me, non mi interessa. E per arrivare ad esempio, un passo che sembra banale, ma dire quanti sono gli abitanti esposti. Beh, una cosa banalissima, prendere i dati ISTAT e incrociarli sostanzialmente con le mappe, c'è una cosa che tutti noi abbiamo sempre fatto, non è vero che non abbiamo fatto, abbiamo sempre fatto, ma il punto centrale è metterli insieme, cioè sostanzialmente usare quantomeno dei sistemi che possono essere, avere metodologie sufficientemente omogenee per giungere a sostanzialmente incrociare questo.
E questo non basta, no? Questo non basta, perché questo ci dice, se parliamo di abitanti, vorrei dire un'altra cosa, ci dice fondamentalmente di dover guardare il nostro territorio, che non è una cosa ferma. Cioè noi l'habitat umano, che è il territorio, è una cosa fortemente dinamica, anche qua. Collegare questo all'altro, un altro aspetto sviluppato dalla vista, che è il consumo di suolo, ma soprattutto quest'altro accidenti, che è sostanzialmente come si distribuisce il territorio, cioè lo sprolo urbano, dove vanno a finire, dove dorme la gente di notte, dove fa le cantinette per il figlio senza dichiararle assolutamente abusive, noi uno se ne trova in fase di quello che pensa un'esposizione, se ne trova un'altra in altri fatti. Allora l'integrazione di tutti questi dati e di tutte queste informazioni comporta sostanzialmente l'utilizzazione di tecnologie di innovazione e di strumenti avanzati. Oggi ce l'abbiamo, però dobbiamo fare le cose tutti insieme. Dobbiamo rinunciare alla gelosia dell'informazione, alla gelosia della bandierina, per quello anche i miei colleghi dicono sempre, noi siamo una Gorà, noi siamo una piattaforma, e devo denunciare che se in Calabria non abbiamo molte informazioni è perché attività come ad esempio l'IFI, l'inventario dei fenomeni di franosi, ci ha fermato un po' di tempo fa. Perché fondamentalmente alcune reti, no, l'attività di monitoraggio ad esempio delle portate non è più andata avanti, perché tutta una serie di elementi sono sempre messi in seconda fila a partire da una mappatura geologica del paese, non solo, della lettura in forma più moderna di quello che era il CARD, no, sostanzialmente la mappatura geologica del nostro paese, ma vederla anche ormai tridimensionalmente vista anche in termini di profondità di esposizione. Tutto questo vuol dire conoscenza, lavoro scientifico da una parte, metodologie e messe insieme, diciamo, delle conoscenze stesse, e dopodiché tirare fuori quelle che sono scelte politico-istituzionali per le responsabilità. Allora, ISPRA ha cercato e sta cercando di fare questo, in particolare la sfida che sul rischio residuo è una sfida interessantissima e importante, molto importante. Molto importante è che su scale dei tempi di ritorno della misura di probabilità, giusto o sbagliata che sia, ma sempre una forma convenzionale di riferimento, diverse da quelle su cui oggi abbiamo visto un disaggregamento. Nessuno ha notato, e Bernardo l'ha sottolineato, che l'arrivo della direttiva alluvioni a noi ci ha fatto fare un passo indietro. Quando io ho citato la 183, la 183 aveva una visione olistica del problema, legava le frane, il trasporto solido, i processi di erosione spondale a quelli che erano anche i problemi della disponibilità della risorsa idrica, vedeva una visione olistica. La direttiva alluvione ha diviso la parte ad esempio frane dalla parte alluvione. Sta a noi tenerlo insieme, non fare un passo dietro, semmai prendere dalla direttiva alluvione qualche cosa che nel rapporto troverete, che spero i miei colleghi parlino, se non ne parlano lo dico io, che è quella dell'erosione costiera, cioè dei processi nella fascia costiera, che non sono assolutamente disgiunti da ciò che succede, no, alle sorgenti del Po. C'è questa visione olistica, fisica, chimica, biologica, nella dinamica complessiva di un tempo reale, di un tempo differito, credo che sia la sfida di domani. Oggi abbiamo strumenti, ad esempio, per arrivare ad una valutazione di maggior dettaglio di quel rischio residuo, ma se i dati di partenza, le informazioni iniziali non sono complete, non sono omogenee sul territorio, ancorché minime, noi arriveremo a delle valutazioni assolutamente sbagliate e avremo delle valutazioni assolutamente sbagliate delle modalità di nostro intervento. Ed è vero che in Puglia c'è pochi versanti, ma ci sono anche in Puglia. Allora, in qualche modo io credo che questo lavoro congiunto che vede i colleghi qui con le loro responsabilità, le conoscenze che dal territorio possono venire, di qui la mia fortissima valorizzazione ad esempio dei consorzi di bonifica, non possiamo dimenticarci, non sono semplicemente una rappresentazione pubblico-privata o una rappresentazione di principi di sussidiarietà, sono una presenza sul territorio con la quale noi dobbiamo dialogare, ma quello anche delle municipalità, quello delle aree metropolitane, valente in termini più complessivi. Dobbiamo essere paese, come diceva Peter Calacci, fare un passo indietro rispetto alle responsabilità, e credo su questo
stiamo cercando anche, no, nel, relativamente ai piani di gestione con il Ministero dell'Ambiente, di introdurre degli elementi che vedranno anche i colleghi delle autorità di bacino ieri, di distretto domani, magari storcere un po' il naso, ma lo storcere un po' il naso vuol dire, se mai fare un passo indietro, vai fare un passo tutti insieme. Non è sempre necessario posizionarsi sulla punta più avanzata della conoscenza, ma restando soli, forse ogni tanto tornando indietro e raccogliendo tutti, è l'elemento più importante del nostro paese. Credo che su questo e sull'ultimo aspetto che vorrei dire, tutto questo è stato fatto con grande passione da parte di tutti noi. Non è vero, la struttura di missione è altrettanto povera come Ispra. Certo, vede passare milioni davanti, ma lei, poveretta, come me, cioè nel senso, diciamo, l'abbiamo fatto in casa. Le piattaforme che vedete sono state una sorta congiunta dei soggetti che sono stati citati, appunto da Agila, la Fondazione del Politecnico, Ispra, la stessa struttura di missione, il DPC, ognuno ci ha messo un pezzichino, proprio come dico la genovese, settore ha messo la mano in tasca e ha messo un pochettino lì. Bellissima espressione del volontarismo di questo paese. D'altra parte abbiamo un volontariato che è uno dei più grossi, no, a livello mondiale. Le nostre organizzazioni di volontariato superano il milione, no, è fantastico. Io credo, ed è un richiamo, e mi dispiace anche che siamo andati adesso via l'onorevole Braga, perché l'onorevole Braga, ad esempio, moltissime di queste obiettivi l'ha fatto bandiera di discussione nel Parlamento. Noi dovremmo tutti insieme non piangere, sbattere, ma chiedere l'attenzione necessaria per il Paese su queste, questioni, che non sono semplicemente, come dice Mauro, e sottolineo che invece fa un ragionamento molto, molto importante sulla mancanza di finanziamenti, no, che il Paese ha negli ultimi anni, ma non è solo questione di finanziamenti, non è solo questione di finanziamenti, è questione che ognuno accetti di coordinarsi o di essere coordinato in un sistema paritetico di competenze e di responsabilità, senza fuggire avanti. E lo dico per la mia storia personale. E credo che tutti insieme, e queste mappe lo dimostrano, il fatto di essersi posti, il fatto di mappare le infrastrutture lineari, di mappare i beni culturali, di mappare le sedeso, di mappare il messaggio, non è conclusivo, è un messaggio nel dire apriamo gli occhi, guardiamo a 360 gradi, vediamo in forma integrata quello che possiamo vedere, chiamiamo la comunità scientifica a concorrere con noi, non a mettersi sopra facendo i giudici da bar, senza correre nessuna responsabilità, ma si mettano a fianco, ci diano strumenti e conoscenza, noi faremo il nostro lavoro, lo faremo a fianco alle autorità, lo facciamo a fianco a coloro che assumono le responsabilità. Grazie. Ora cambio cappello e vorrei, appunto, il mio primo campione, ingegnere Martina Russettini, a cui deve un grandissimo ringraziamento per la passione, assieme ad Alessandro Trigida, agli altri, ad un altro personaggio che è Pierluigi Gallozzi, che come vedrete con la nostra piattaforma Rendis, che ha sostenuto in questi anni una non conoscenza e oggi vuole virare su altre cose, non lasciando ad altri i compiti, diciamo, relativamente alla contabilità, chiamiamola contabilità, e al monitoraggio degli interventi. La piattaforma Rendis, che è stato, Mauro lo sa, è stato un primo motore per riuscire a spingere questo, è stata una intuizione intelligente nel tenere traccia di quelli che erano gli interventi per unirli, per poter poi capire se questi interventi avevano quell'efficacia, non che il finanziamento, no, prefigurava. I passi sono ancora da fare molti, ma noi tutti assieme ci siamo tenuti per mano e ci siamo abbiamo cercato di essere assieme. Martina Russettini. Grazie a tutti. Io voglio esprimere, prima di cominciare, un ringraziamento particolare a Alessandro Rigina, perché è stato veramente il promotore di questa iniziativa. Mi dispiace molto che non ci sia qui oggi, ma Carla sicuramente farà onore al prodotto, al rapporto. E voglio anche ringraziare tantissimo le autorità di bacino, senza cui questo rapporto non sarebbe arrivato a termine. L'attività delle autorità di bacino, che
che ha portato poi alla costruzione di questo quadro conoscitivo che Carla illustrerà poi nel dettaglio nelle cifre. Il mio intervento invece vuole dare dei termini di riferimento per contestualizzare questo rapporto all'interno del quadro normativo che regola appunto in qualche modo la valutazione e la gestione delle alluvioni o anche delle frane. Io in particolare mi occupo di alluvioni e anche il rapporto di questo strumento, di questa relazione con altri strumenti valutativi che sono più prettamente cogenti e previsti dalle norme. Quindi, come già ho anticipato Bernardo, che ringrazio per avermi aperto la strada, la norma quadro per valutare e gestire il rischio di alluvioni è la direttiva alluvioni del 2007, numero 60, che è stata recepita poi con decreto legislativo 49 del 2010, le sue modifiche e integrazioni, e appunto serve a fornire il quadro per valutare e gestire il rischio di alluvioni attraverso quel meraviglioso e complesso strumento tecnico normativo che è il piano di gestione del rischio alluvioni, e vedrete in seguito che lo indicherò tramite questo acronimo PGRA per ovvia semplificazione. E il piano nella sostanza è un processo ciclico che si aggiorna ogni 6 anni e consta di 2 fasi fondamentali, la fase di valutazione e la fase di gestione. Nella fase di valutazione abbiamo un primo momento, una baseline, quindi una fase iniziale in cui tutte le conoscenze vengono messe a sistema, soprattutto quelle sugli eventi passati, sugli impatti di questi eventi, e sono individuate le aree a potenziale rischio di alluvione. Noi come Italia, rispetto ad altri paesi, questa fase l'abbiamo in qualche modo saltata perché avevamo già un'esperienza di mappatura, avevamo già individuato queste aree. Tuttavia la ratio di questa fase è proprio quella di individuare quelle aree dove poi andare a dettagliare la valutazione attraverso modelli, attraverso valutazioni più fini. E la valutazione vera e propria è quella che viene fatta attraverso la mappatura della pericolosità e del rischio, e quindi queste mappe che vanno a definire qual è lo stato del territorio, la risposta del territorio rispetto al verificarsi di eventi alluvionali di determinata intensità. La pericolosità, come aveva già prima introdotto il Presidente, le mappe di pericolosità vanno a individuare quelle aree che possono essere allagate da eventi con certe probabilità di accadimento, P1, P2 e P3, quindi queste aree sono indicate come delle fasce adiacenti, ciascuna caratterizzata da una diversa pericolosità, cioè la fascia P3 che è quella in rosso e rosa, appartengono le aree ad alta pericolosità, sono quelle che vengono allagate più spesso, quindi con quello che si dice tempo di ritorno, la probabilità di essere allagate almeno una volta ogni 10 anni, all'ordine delle decine di anni. E nella fascia P2 invece abbiamo le aree a media pericolosità, cioè quelle allagabili per eventi di media probabilità, quelle che più o meno hanno un tempo di ritorno 100-200 anni. E nella fascia P1 abbiamo infine le aree a bassa pericolosità, perché sono quelle che si allagano meno frequentemente e quindi sono eventi che hanno una bassa probabilità, tuttavia un basso impatto, come potete vedere. Ora, se ci concentriamo ad esempio sulla fascia P2, che poi è quella che deve obbligatoriamente essere riportata per la reportistica ufficiale, come diceva Bernardo, verso la Commissione Europea, la fascia P2 sarà data dall'inviluppo, quindi dall'insieme delle fasce a pericolosità alta, quindi quella rosa e quella media. E portando questo poi a copertura nazionale otteniamo la mappa delle aree a pericolosità idraulica media con un tempo di ritorno da 100-200 anni, che è una delle elaborate che poi illustrerà Carla in seguito. La valutazione, dicevamo, poi per quanto riguarda la parte di mappe, consta anche delle mappe di rischio, che per la norma europea, la norma attuale italiana, è sostanzialmente il numero, la tipologia di elementi esposti, quindi le macro categorie come popolazione, attività economiche, beni culturali e ambientali, delle diverse aree a pericolosità P, quindi P1, P2 e P3. E queste mappe di rischio possono essere graficate, mostrate, pubblicate in questo modo attraverso un web GIS, dove a seconda delle diverse fasce di pericolosità abbiamo le tipologie di elementi esposti e la loro magnitudo e la loro
intensità, oppure in questo altro modo in cui abbiamo, come vedete, passando da pericolosità più alta a pericolosità maggiore, gli standard siderali, e facendo per esempio riferimento alla popolazione a rischio di alluvioni per il tempo di ritorno P2, avremo poi una mappa di questo genere che sarà sempre Carla nel dettaglio più avanti. Ora, dicevamo, le fasi principali sono di piano sono quelle di valutazione e di gestione. Nella gestione entriamo nel vivo proprio della pianificazione e quindi nella definizione degli obiettivi di piano. Il macro obiettivo è quello della norma, quello di, ovviamente, di ridurre le conseguenze avverse delle alluvioni sulla salute umana, sull'ambiente e tutti gli elementi a rischio. E questi obiettivi sono chiaramente poi declinati a livello territoriale secondo le specificità e vengono attuati come attraverso una serie di attività programmate, ovvero attraverso misure di piano che possono essere di diverso tipo, e su questo mi soffermerò in modo che poi sia chiaro anche come questo si collega al piano di Italia Sicura piuttosto che Rendis. Appunto, sono misure ad esempio come le strutture di difesa, come le norme che vanno a porre dei vincoli sull'uso del suolo o come l'attività conoscitiva che a mio avviso, ma penso che sia ovvio anche dirlo, comunque è quella su cui si basa tutta la pianificazione e la gestione. Le misure devono riguardare tutti gli aspetti della gestione di alluvione, non solo quello più noto della protezione, quindi quello delle strutture di difesa, ma la prevenzione, appunto la protezione stessa, la preparazione e il ripristino e revisione. E sono proprio questi aspetti o questi criteri che poi vanno a classificare i tipi di misure secondo una codifica standardizzata come esplicitata nella guida europea sul reporting e come abbiamo noi illustrato un po' meglio anche attraverso esempi, attraverso delle linee guida di ISPRA che sono ovviamente scaricabili dal sito per meglio supportare poi i soggetti coinvolti, ovvero le autorità di bacino e le regionali. Faccio una carrellata rapida, giuro, non leggerò tutte. Le misure di prevenzione sono quelle che nella sostanza agiscono sul valore e vulnerabilità degli elementi esposti in un'area, quindi vanno a tutelare evitare la perdita di valore ed evitare l'aumento di vulnerabilità. Quindi, come dicevo prima, vincoli sull'uso del suolo, depolverizzazione, adattamento di strutture come waterproofing delle abitazioni, ma anche le misure per aumentare la conoscenza, quindi aggiornare il quadro conoscitivo e in questo modo mettere a rotto delle misure efficaci che portino alla riduzione del rischio. Le misure di protezione sono le misure che sono non più note, sono quelle che poi vengono elencate, vengono gestite all'interno del piano del programma di Italia Sicura e sono quelle misure che riducono la probabilità di inondazione agendo sulla dinamica delle alluvioni, cioè del modo in cui si formano e si propagano le piene. Abbiamo una prima serie di misure che sono quelle, diciamo, verdi o naturali, quelle che vanno ad agire direttamente sui processi fluviali, sui meccanismi di formazione e sulla naturale capacità di laminazione delle piene, per esempio restituire spazio ai corsi d'acqua, rivegetare, quindi vanno a agire sul naturale meccanismo di invaso e poi di ritardo dei deflussi da parte del bacino. Lo stesso tipo di misura può essere attuato attraverso delle strutture, quindi abbiamo le misure M2, queste sono le codifiche europee, per ritardare i deflussi attraverso casse di espansione o attraverso strutture che comunque invasano. Poi abbiamo le misure che favoriscono il deflusso delle piene fluviali e costiere, andando ad accelerare i deflussi e a ridurre i livelli, come per esempio la realizzazione di argini, il programma di gestione dei sedimenti, quelle per migliorare il drenaggio urbano e, ultime ma non meno importanti, quelle di manutenzione delle opere di difesa. Come dicevo, tutte queste misure sono quelle che sono nel programma di Italia Sicura, ma solo quelle strutturali sono al momento nel repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, quindi il Rendis, seguiranno chiaramente le altre e sono disponibili ovviamente sul sito web di ISPRA a questo indirizzo. Volevo sottolineare che una delle novità della direttiva alluvioni, quindi del piano di gestione del rischio, è il fatto di trattare in maniera integrata sia le piene pluviali che quelle costiere, cosa che prima non accadeva in maniera integrata nello stesso piano. Le misure di preparazione sono invece quelle che riguardano più squisitamente, diciamo, le autorità e le attività di protezione civile, perché vanno a migliorare la capacità della popolazione e del sistema di protezione civile di affrontare gli eventi, quindi sono tutte quelle attività che riguardano la previsione del trattamento emergenza, come per esempio
il miglioramento e l'implementazione di modelli di previsione, di reti di monitoraggio ad hoc, sistemi di supporto alle decisioni, ma anche l'attivazione dei presidi idraulici, piani di emergenza e la stessa formazione degli operatori di protezione civile, così come le misure per accrescere la consapevolezza e la preparazione della popolazione. E questo è oggetto di una particolare e meritoria campagna promossa dal Dipartimento di Protezione Civile che si chiama Il Non Rischio, che serve appunto a creare una cultura negli operatori e nei volontari che fanno attività di supporto. Una novità fondamentale del piano di gestione del rischio alluvione di questa direttiva è che per la prima volta il tempo differito, quindi l'integrazione, la pianificazione di bacino, viene integrato nello stesso strumento col tempo reale, quindi con la pianificazione di emergenza. Questo è appunto, a nostro avviso, la novità principale. In questo modo si può gestire il processo dell'intero con un unico strumento e con la convergenza e la collaborazione di tutti i soggetti. Infine ci sono le misure di ripristino di valutazione post-evento, che sono appunto quelle che consentono il ritorno alla normalità, ma soprattutto di acquisire gli elementi informativi sulle dinamiche dell'evento, sugli effetti connessi, e quindi la cosiddetta lessons learned, cioè di fare tesoro dell'esperienza talvolta tragica acquisita, per poter poi andare ad aggiornare i piani, ad aggiornare le mappe, e quindi consentire a questo processo di pianificazione un aggiornamento che porti a una sempre migliore consapevolezza delle cose da gestire e a una riduzione del rischio. Ora, le misure per essere attuate hanno bisogno di risorse, e questa è la grossa limitazione. È per questo motivo che la direttiva prevede una serie di azioni necessarie a priorizzare queste misure e a selezionarle e applicarle efficacemente. Appunto, una priorizzazione, la direttiva non dà delle procedure, ma dice quali sono i fattori preferenziali per fare la priorizzazione. Tra questi, il preferire misure win-win, cioè quelle misure che possono contemporaneamente consentire l'attuazione di più politiche, ad esempio la politica di tutela delle acque della direttiva acque con quella di difesa dall'inondazione della direttiva alluvioni o di tutela delle aree protette, e tra queste misure anche di favorire quelle che in qualche modo consentono la naturale mitigazione delle alluvioni, come le cosiddette misure verdi, lo spazio primo, eccetera, e questo è oggetto già di diversi piani, di diverse linee guida, sia di Ispra che delle regioni. Ad esempio, adesso vedo qui la collega Monica Guida della regione Emilia Romagna, che ha recentemente pubblicato delle linee guida proprio per gestire i processi pluviali in modo tale da non da favorire appunto la naturale mitigazione delle alluvioni e non ricorrere sostanzialmente a strutture. Non perché questo sia un vero male, ma perché è anche una maniera molto più economica di raggiungere lo scopo e allo stesso tempo favorire anche la realizzazione di obiettivi di altre policy, di altre politiche. L'altra azione necessaria a scegliere e attuare efficacemente le misure è ovviamente il monitoraggio dello stato di attuazione. E in questo modo si riesce a capire se e come sono attuate le misure e quindi fare una verifica della loro efficacia, come dicevo prima, andare di nuovo ad aggiornare il piano e procedere verso una riduzione del rischio. Il piano, quindi, vedremo un piano, un processo in continua evoluzione, in cui noi partiamo con le operazioni fondamentali, valutiamo pericolosità e rischio in un certo momento, attuiamo le misure, queste misure dovrebbero, si spera ovviamente, portare a una riduzione del rischio, quindi in questo modo andiamo a fare una nuova valutazione, attuare misure, riduzione del rischio e via così. Questo per dire che per esempio il rapporto ISPRA si colloca temporalmente in un certo periodo, quindi ad esempio per l'alluvione il nostro rapporto è aggiornato a maggio-giugno del 2015 e per le frane a settembre del 2015. Il miglioramento delle conoscenze e l'aggiornamento porterà probabilmente anche delle lievi differenze in alcune cifre, per esempio popolazione esposta, piuttosto che altre cifre nei piani di gestione che verranno pubblicati a fine marzo del 2016. Questo lo dico perché è oggetto di molte domande, come mai questi dati differiscono? Per il semplice motivo che esprimono due fotografie in momenti diversi, quindi dobbiamo sempre ricordare che il piano è un processo e che le valutazioni che facciamo sono valutazioni
tempo specifiche. Quindi è molto importante questo, come è importante l'aggiornamento continuo delle informazioni e ovviamente la competenza per poterlo fare. Come già hanno detto gli oratori che mi hanno preceduto, come sembra ovvio, la conoscenza è il principio di tutto, perché il piano è un processo di continuo aggiornamento, abbiamo bisogno di acquisire quadro conoscitivo non solo per gli aspetti più prettamente diciamo naturali, come mai questo abbia un senso, ma anche per seguire lo sviluppo di consumo del suolo e di uso del territorio in generale, perché è proprio quello che poi determinerà la risposta rispetto a questi fenomeni. Quindi ci serve questo per definire il rischio, per orientare le scelte programmatiche e per rendere più efficace qualsiasi intervento, strutturale o meno. Quindi è ovvio che qualsiasi processo di gestione, qualsiasi strategia ha bisogno dei dati. Possiamo governare, possiamo farlo efficacemente solo ciò che conosciamo e per conoscere dobbiamo investire. Dobbiamo investire in conoscenza, quindi nel monitoraggio vero e proprio dei fenomeni del territorio, nella incentivare i soggetti che promuovono questa conoscenza, ma che anche la mettono a sistema, per esempio le autorità del bacino, le regioni, creare figure professionali, quindi creare dei profili ad hoc anche a livello universitario, e promuovere anche la ricerca di base in questo. Questo è fondamentale perché senza queste conoscenze, soprattutto in un territorio caratterizzato da una forte dinamica come il nostro, non è possibile fare nessun tipo di pianificazione efficace. Questo non è solo perché siamo un istituto di ricerca come ISTRA, perché noi facciamo anche attività di servizio tra l'altro, ma perché proprio è la maniera più economica per poi arrivare appunto a delle scelte consapevoli, efficaci e sostenibili. Questo è l'ultima delle mie diapositive, io ringrazio tutti e chiudo con un'ovvietà. Grazie Martina per questo excursus per la direttiva Alluvioni. Allora, chi mi viene al posto di... Adanza, dov'è? Buongiorno a tutti, grazie. Allora, ovviamente, quindi dopo un breve quadro su quello che è il problema delle frane in Italia, entreremo nel dettaglio, quindi di come sono state realizzate le osservature nazionali di pericolosità, cioè la frana idraulica, e poi sui principali dati degli indicatori di rischio. Tutti i dati che trovate all'interno del rapporto di stesso proprio in Italia che è disponibile sulla pagina web nostra. Quante sono le frane in Italia? Sono oltre 528.000. Possiamo vedere dalla figura in basso a sinistra che l'Italia è sicuramente uno tra i paesi europei a più elevata suscettibilità all'innesco di fenomeni franosi. A destra invece vediamo la distribuzione delle frane sul territorio nazionale, rappresentata da un indice di franosità, che è quindi la percentuale dell'area in frana sull'area totale calcolata su una maglia di lato di un chilometro. E quindi vediamo che praticamente tutto il territorio alpino e appenninico è interessato da fenomeni di dissesto. Ma queste sono mediamente le frane ogni anno, sono qualche migliaia di frane ogni anno, e di queste 100-200 sono i cosiddetti eventi franosi principali, ovvero quelli che causano vittime, feriti, evacuati e danni ingenti, sia agli edifici che alle infrastrutture lineari di comunicazione primarie. Ad esempio, nella figura a destra abbiamo la distribuzione di quelli che sono stati gli eventi principali nell'anno 2014. Dove sono archiviate le informazioni sulle frane? Sono censite all'interno dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia, che è realizzato dall'ISPRA e dalle regioni e province autonome. L'adozione di una metodologia standardizzata di lavoro ha consentito di ottenere dei dati omogenei e confrontabili a scala nazionale. La banca dati dell'inventario è una banca dati completa e di dettaglio in Italia, soprattutto per la scala della cartografia che è stata adottata in una decina e per il numero di parametri associati. Come abbiamo visto nella slide precedente, quindi qualche migliaia di fenomeni ogni anno, sottolinea l'importanza dell'aggiornamento del dato, quindi l'inventario deve essere uno strumento dinamico in costante aggiornamento. Perché è così importante archiviare le informazioni sulle frane? Perché spesso le frane tendono a ripetersi negli stessi luoghi. Qui abbiamo un esempio emblematico, a Villa Felice, Torino, una colata detritica
verificatosi nel maggio del 1977, che ha interessato poi la stessa zona successivamente nel maggio del 2008. Un altro esempio di importanza dell'inventario, la frana di Cornigio, questa è la planimetria realizzata da una scalarma già nel 1907, subito dopo l'evento del 1902. Successivamente negli anni 70 sono stati realizzati degli stabilimenti per la lavorazione del prosciutto e nel 1994, quindi dopo quasi 100 anni in cui la frana è stata inattiva, la frana è ripresa a muoversi, provocando dei danni agli stabilimenti. Abbiamo visto che cos'è un inventario, quindi per sentire le informazioni sulle frane, vediamo adesso che cos'è la pericolosità. La pericolosità quindi è la probabilità di occorrenza di un fenomeno potenzialmente distruttivo di una determinata intensità in un dato periodo di tempo in una data area. Le autorità di bacino, regione e provincia autonome hanno il compito istituzionale di perimetrare all'interno dei piani di assetto idrogeologico le aree a pericolosità da frana, che includono quindi, oltre alle frane che sono già verificate, anche quelle che sono zone di possibile evoluzione dei fenomeni e zone potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni franosi. E in basso abbiamo un esempio di cartografia della pericolosità da frana realizzata dall'autorità di bacino Campania Centrale, con i colori più rossi che sono le classi a pericolosità più elevata. Come è stata realizzata l'attività di mosaicatura? Mosaicatura, quindi, sono state messe insieme le mappe realizzate dalle singole autorità di bacino per fornire un quadro a scala nazionale. Sono stati quindi raccolti i dati trasmessi dalle autorità di bacino, è stata fatta un'analisi sia in termini di metodologia e classificazione adottata da ciascuna autorità di bacino, sia un'analisi delle norme di attuazione dei vari, ovvero i vincoli applicati sul territorio. Quindi è stata fatta un'attività di omogeneizzazione mediante la definizione di una classificazione omogenea in 5 classi, quindi pericolosità molto elevata P4, elevata P3, media P2, moderata P1 in area di attenzione. E quindi è stata definita una tabella di classificazione della pericolosità per ciascun piano di assetto idrogeologico. Poi è stata effettuata la mosaicatura vera e propria, quindi con la riproiezione dei file in un sistema di riferimento, controlli topologici. Quindi è stata effettuata una valutazione dell'omogeneità dei PAI e infine l'elaborazione dei dati su 4 livelli di aggregazione territoriale, quindi nazionale, regionale, provinciale e comunale. Abbiamo detto che alle aree a pericolosità sono applicati dei vincoli e delle regolamentazioni di uso, che sono particolarmente importanti in quanto costituiscono la pianificazione territoriale, che vuol dire che alle aree a maggiore pericolosità da frana, quindi aree P4, che corrispondono genericamente con aree di frane attive, sono applicati vincoli più restrittivi, quindi sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici senza aumenti di superficie o volume e naturalmente le opere di sistemazione dei movimenti. Man mano che andiamo verso classe a pericolosità più bassa, i vincoli diventano meno restrittivi, fino ad arrivare per esempio alla pericolosità media P2, in cui gli interventi sono soggetti a uno studio di compatibilità che verifica appunto la compatibilità dell'intervento con la zona, e poi abbiamo le aree di attenzione invece che sono aree in cui ci sono informazioni su possibili situazioni di dispersa ma in cui non è stata ancora associata una classe di pericolosità. Allora, un esempio emblematico sull'importanza della pianificazione territoriale. Qui abbiamo in giallo rappresentato l'urbanizzato del 1956 nel comune di Sarno. In ciano sono i punti che rappresentano i danni avvenuti nel corso dell'Ottocento e poi adesso abbiamo in verde invece l'urbanizzato del 1998, quello che è stato colpito durante l'evento del 5 e 6 maggio. Se andiamo a zoomare possiamo vedere che sono state edificate le aree altamente pericolose, cioè aree ubicate allo sbocco dei valori. Quindi se l'urbanizzato tra il 56 e il 98 è aumentato di circa 5 volte, l'urbanizzato interessato da frane, quindi ricadente nello scenario del 1998, è aumentato addirittura di 9 volte. L'esempio di Sarno ci riporta direttamente al discorso sul consumo di suolo. Attualmente è il 7% la percentuale di suolo direttamente impermeabilizzato e il consumo di suolo viaggia ad una media di 6-7 metri quadri al secondo. A destra abbiamo la mappa del suolo consumato che è stata realizzata dall'ISPRA nel 2015, è stato realizzato uno strato ad altissima risoluzione sul consumo di suolo nell'ambito delle attività del progetto europeo Copernicus.
Ritornando alla pericolosità da frana, le autorità di bacino hanno applicato metodologie differenti per realizzare le mappe di pericolosità. Andiamo dal metodo qualitativo a matrice, in cui si attribuisce una classe di pericolosità ai poligoni di frana dell'inventario, il metodo geomorfologico con la zonizzazione dei versanti su base geomorfologica, metodi quantitativi statistici con un'analisi statistica bivariata o multivariata per determinare il peso dei fattori che contribuiscono all'instabilità, e quindi metodi di tipo misto, quindi una combinazione di più metodi, per esempio il metodo qualitativo a matrice per la classificazione delle frane dell'inventario, più un metodo statistico geomorfologico per l'individuazione di aree non ancora in dissesto. Vediamo due esempi. Qui siamo in Val Canale, quindi in Friuli Venezia Giulia. A sinistra le frane censite nell'inventario, a destra i poligoni di frana che sono stati classificati come aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata, quindi il rosso e il bordeaux. È stato applicato un metodo qualitativo a matrice, il metodo svizzero, quindi sulla base della frequenza probabile di accadimento della frana valutata in modo qualitativo e della magnitudo, che dipende dalla dimensione e dalla velocità della frana. Un altro esempio invece, un metodo di tipo misto applicato nel bacino dell'Arno con un livello di dettaglio a scala 10.000 in cui vanno classificate le frane dell'inventario. E un livello invece a scala 1 a 25.000 sulle restanti aree non infrane ottenuto con un metodo geomorfologico. Allora, vediamo i dati in azione. Saltano le slide, sì. Ok. Allora, a sinistra vediamo quindi la mostratura delle aree a pericolosità da frana nelle 5 classi. I dati sul territorio, quindi se consideriamo complessivamente le 5 classi abbiamo 19,3% del territorio italiano che è classificato. Se consideriamo le due classi a pericolosità più elevata, quindi elevata e molto elevata, abbiamo quasi 24.000 km quadrati, il 7,9% del territorio. Allora, sicuramente le mappe di pericolosità frana sono un'eccellenza, soprattutto nel panorama europeo. Sì, alcune considerazioni, sicuramente c'è una certa disomogeneità che è legata soprattutto alle metodologie che sono state applicate per la redazione delle mappe di pericolosità e l'importanza anche in questo caso dell'aggiornamento dello strumento. Qui abbiamo rappresentato i dati su base regionale, quindi a destra le regioni con più elevata superficie a pericolosità elevata e molto elevata, e quindi vediamo in particolare l'Emilia Romagna, la Toscana, la Campania, e a sinistra in tabella invece le regioni con più elevata percentuale rispetto al territorio regionale. Naturalmente per analizzare questi dati a livello regionale dobbiamo considerare quello che è la ripartizione del territorio in pianura, montagna e collina, quindi abbiamo un confronto tra in alto le varie classificazioni di come il territorio si ripartisce nelle 5 classi di pericolosità e in basso il territorio di pianura, montagna e collina. Quindi andiamo da regioni come la Val d'Aosta che ha 100% montagna collinare a regioni come il Veneto in cui abbiamo il 40% montagna collinare e 60% di pianura. Vediamo i dati sulla mostratura della pericolosità idraulica, quindi nei tre scenari andiamo dai 12.000 km quadrati, quindi il 4% del territorio nello scenario a pericolosità elevata, ai 24.000 km quadrati, 8,1% nella pericolosità media, e ai 32.000 km quadrati, 10% nella pericolosità bassa. Con regioni a più elevata superficie, la pericolosità nello scenario medio di un'età di ritorno tra 100 e 200 anni, che sono l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto e il Piemonte. Il quadro sinottico, quindi mettendo insieme la pericolosità da frana e idraulica, abbiamo 7.145 comuni, quindi l'88% del totale interessati da aree a pericolosità elevata o molto elevata e idraulica nello scenario medio, e in termini di superfici tali aree rappresentano il 15,8% del territorio nazionale. E abbiamo 7 regioni con ben il 100% dei comuni a rischio. Veniamo adesso agli indicatori del rischio, quindi in cui il rischio considera sia la pericolosità, sia gli elementi esposti, quindi elementi che possono subire dei danni, sia la vulnerabilità, ovvero il grado di potenziale perdita del bene. Sono stati individuati 3 indicatori prioritari relativi alla popolazione, alle imprese e ai beni culturali, con l'obiettivo di fornire uno strumento di supporto per individuare le priorità delle politiche di mitigazione. La metodologia adottata risponde a criteri di trasparenza e di replicabilità,
e gli indicatori si basano su dati relativi agli elementi esposti che sono ufficiali e disponibili sull'intero territorio nazionale, quindi il 15° censimento della popolazione ISTAT del 2011, il 9° censimento sempre ISTAT Industria e Servizi e la banca dati dei beni culturali BIR realizzata dall'Istituto Centrale per la Conservazione del Restauro. La metodologia, per esempio, per stimare la popolazione a rischio frana, l'unità territoriale per l'elaborazione è rappresentata dalle oltre 400.000 sezioni censuarie. Il numero di persone esposte è stato calcolato con il metodo della proporzionalità, quindi è stata moltiplicata la percentuale di area a pericolosità da frana all'interno di ciascuna sezione di censimento per la popolazione residente nella sezione. Per popolazione a rischio si intende popolazione residente esposta a rischio di danni sia in termini di morti, dispersi, feriti, ma anche evacuati, quindi per persone a rischio di perdere l'abitazione. Nell'analisi la vulnerabilità è stata posta relativamente pari a 1. Qui abbiamo per esempio una mappa che rappresenta le sezioni di censimento e le aree a pericolosità da frana nella zona di Ancona. I dati, per quanto riguarda la popolazione a rischio frana, abbiamo oltre 1 milione di abitanti residenti nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata. In basso a sinistra il dato su base comunale, in basso a destra il dato su base regionale, con i valori più elevati di popolazione a rischio in regione Campania, in Toscana, Liguria e Emilia Romagna. Per la popolazione a rischio alluvioni, nello scenario di pericolosità media abbiamo quasi 3 milioni di abitanti a rischio. E infine, altro indicatore, imprese a rischio, con quasi 80.000 unità locali di imprese a rischio frana e oltre 200.000 addetti, e d'altro canto per quanto riguarda la parte idraulica oltre 576.000 unità locali nello scenario di pericolosità idraulica media con oltre 2 milioni di addetti a rischio. Infine per quanto riguarda i beni culturali, parliamo di beni culturali come architettonici, monumentali e archeologici, sono oltre 34.000 quelli a rischio frane, di cui oltre 10.000 in aree ubicate in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. Per quanto riguarda l'idraulico, sono oltre 40.000 i beni culturali nello scenario pericolosità idraulica bassa o scenario di eventi estremi e 29.000 invece nello scenario di pericolosità idraulica media. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, e direi che la prima parte della presentazione può dirsi conclusa. Mi sembra interessante partire da questi dati per andare avanti, lo ripeto, la disomogeneità che la collega di Ispra, viene l'onorevole Degani, quindi aspettiamo un secondo, facciamo intervenire, questa disomogeneità di cui si parlava deve essere superata quanto prima e spero di arrivare in tempi brevi ad avere una mappa dell'Italia Unita. Aprirei la seconda sessione aspettando 5 minuti l'onorevole Degani che sta arrivando, quindi chiamerei la seconda sessione intanto venite e lascerei al mio giovane collega di Italia Sicura, Francesco Di Costanzo, la gestione della parte sul web e sulle novità che aspetto lei, perché a questo punto che iniziate, aspetto l'onorevole Degani che ci fa un intervento. Ho già detto di salire, chi è che deve intervenire? Giovanni Menduni, poi Alessandro Migliozzi, Marco Bani. Intanto perfetto, venite. E Luigi Saggezza. Lei può mettersi dove alla destra del padre, dove lei crede più opportuno. Sì, è arrivato. Sede Bernardini se ce la libera. Sì.
Oggi qui perché lo dico senza falsa modestia, stiamo cercando di fare un buon lavoro e soprattutto dal punto di vista politico stiamo passando dalla fase dell'emergenza alla fase della programmazione e anche il lavoro odierno va ovviamente in questo senso. Mi riferisco a tutta una serie di attività che stiamo ponendo in essere per quanto riguarda le autorità di bacino. Domani approveremo finalmente il piano di gestione, quindi stiamo davvero facendo una buona attività programmatoria. Stiamo lavorando moltissimo con l'Italia Sicura, che ringrazio per la praticità dell'attività che svolge sulle tematiche delle frane e delle alluvioni, dando delle priorità e anche una certa trasparenza sia per quanto riguarda l'attività degli interventi precisi che vengono concordati con le regioni, sia per quanto riguarda il puntuale controllo delle singole attività, sia per quanto riguarda una valutazione sulla valutazione del rischio, sia per quanto riguarda sulla valutazione della cantierabilità. E questo è importante perché anche qui si parla di cose concrete che vengono svolte nel territorio affinché la problematica in generale delle alluvioni venga ad essere ridotta, ma anche una grande attività che stiamo facendo sulle tematiche dell'educazione ambientale, in particolare l'educazione a rischio, penso in particolare alla resilienza, perché l'abbiamo non solo prevista nelle nuove linee guida dell'educazione ambientale che abbiamo fatto insieme al Ministero dell'Istruzione, ma stiamo lavorando con il Dipartimento di Protezione Civile, ha già fatto una bellissima campagna Io non rischio, ma vorremmo continuare a farla sui temi della resilienza, perché educazione ambientale non significa educazione solo delle future generazioni, ma anche delle attuali generazioni, e quindi della capacità dell'uomo in generale in qualsiasi attività svolga della quantificazione dell'attività di rischio. Quindi tutto il supporto che ISPRA ci può dare, che continua mensilmente a presentare, è un supporto veramente valido dal punto di vista scientifico e che ci è sicuramente utile per la nostra attività programmatoria. Voglio anche qui oggi parlare dell'attività che abbiamo svolto questa mattina nel permesso della Commissione Ambiente, perché finalmente si è
dato impulso e quindi siamo passati anche alla valutazione degli emendamenti di un progetto di legge che mi sta particolarmente caro, che è il sistema delle agenzie, quindi il rapporto ISPRA-ARPA, che è il disegno di legge che è già stato approvato alla Camera e che adesso finalmente è stato calendarizzato anche al Senato. Perché è importante? Perché è ovvio che un sistema a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda una serie di implicazioni che sono previste in questo disegno di legge, diventa fondamentale soprattutto nella fase dell'attuazione poi della programmazione che noi vogliamo porre in essere come governo. E quindi è un ulteriore tassello che va nel senso di cui parlavo prima, del passaggio dall'emergenza o dal disordine invece a una programmazione effettiva. Ringrazio tutti gli attori a questo tavolo perché si sta lavorando davvero in maniera coordinata e coerente affinché frane e alluvioni probabilmente in Italia ci saranno sempre, però queste possono essere in qualche modo, soprattutto gli effetti, possono essere diminuiti se non addirittura prevenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e grazie per il lavoro. Grazie al sottosegretario Barbara Bigani che ci ha portato il saluto, e un saluto che ci ha riportato tutte le cose che sono in ponte in questo momento, e la ringraziamo di questo. Veniva il ministro Galletti, mi ha detto? No. Perfetto. Allora, andiamo avanti con i lavori. Lascerei la parola a Francesco Di Costanzo per introdurre la seconda parte della giornata sui siti web e sui dati. Allora, buongiorno a tutti. Sì, ora entriamo nel merito della nuova grafica del sito web di Italia Sicura, che non è solo un sito web ma una piattaforma che contiene poi molto di quello di cui abbiamo parlato stamattina, perché al suo interno ha dati, diciamo così, mai visti, che provengono da ISPRA, appunto, che provengono dalla Protezione Civile, ed ha secondo me un grande pregio. Però prima di arrivare a parlare del sito web, presenterei di nuovo i protagonisti della tavola rotonda che li abbiamo chiamati velocemente: Giovanni Menduni del Politecnico di Milano, che è di là e che si è occupato con Agid di tutta la piattaforma Open Data, che poi ci racconterà e ci farà vedere con tutti i cantieri in tempo reale e la massima trasparenza per chi vuole andare a vedere cosa succede sul proprio territorio. E anche, questo lo diciamo sempre, anche Mauro, per controllare il lavoro che fa il governo e tutti gli enti che diciamo così lavorano contro il dissesto idrogeologico, ma anche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Abbiamo Alessandro Migliozzi, che è capo ufficio stampa del MIUR, e ci racconterà anche delle sorprese che vengono dal suo ministero, ma ovviamente anche della parte che riguarda il nostro portale dell'edilizia scolastica, perché anche lì ci sono delle mappe, ci sono cantieri, c'è una splendida rubrica che ci racconterà Piazza Gese, che è qui e ne parlerà, cioè il cantiere del giorno, cioè ogni giorno sia sui social che sul sito web trovate un cantiere nelle nostre scuole. Lui lo spiegherà meglio, però scuole nuove, scuole ristrutturate, scuole come dire belle e soprattutto sicure. Poi abbiamo Marco Bani, che è capo della segreteria tecnica di Agid, che poi come dire smentirà tutto quello che dico io tecnicamente parlandoci nello specifico delle nuove linee guida che Agid e il governo in generale hanno presentato qualche mese fa e che stanno funzionando benissimo, perché come vedete il nostro sito, lo vedete qui dietro, appunto risponde a queste linee guida, è fedele alle linee guida del governo. Non è l'unico, perché in queste ultime settimane ne sono stati presentati altri, come quello del Ministero delle Infrastrutture, quello del Ministero degli Esteri, la Funzione Pubblica,
e poi Alessandra ci dirà quando arriveranno anche loro, però piano piano, come dire, strutture della presidenza, strutture collegate e in generale ministeri, in generale i siti web della pubblica amministrazione stanno arrivando non solo graficamente ma anche su tante altre caratteristiche ad avere una fisionomia non uguale ma simile e soprattutto semplice, che questa è una cosa a cui tengo particolarmente, perché lo diceva prima anche Fabrizio Curcio, le nuove tecnologie, la nuova comunicazione, quindi anche i social network e gli open data, sono un modo per avvicinare le pubbliche amministrazioni ai cittadini. Sono forse uno dei più grandi strumenti anche, come dire, di facile applicazione di una smart city. Quindi, come dire, noi di Italia Sicura ce la mettiamo tutta e stiamo cercando anche, come dire, di portare avanti un percorso che coinvolga il più possibile tutte le amministrazioni pubbliche in questo senso. Quindi un web semplice, accessibile, trasparente, che serva, come dire, per far sì che il cittadino arrivi, in questo caso su Italia Sicura, a cercare il proprio cantiere, il proprio territorio, ma in generale in tutti i ministeri a cercare servizi e informazioni, e che le trovi facilmente, in tempi rapidi e magari anche, come dire, in modo chiaro. Magari se fai vedere, questo è l'home page del sito, scendi un po', e abbiamo portato in home page, ecco giù, la mappa dei cantieri, che prima era, diciamo, all'interno solo della sezione di Sesto, poi l'apriamo dopo con Giovanni Menduni che ci spiegherà tutte le caratteristiche dell'open data. Se fai vedere anche, come dire, le sotto home page che riguardano una il dissesto, una le infrastrutture idriche dissesto, come vedete abbiamo, e di questo ringrazio il team grafica e web di Invitalia, abbiamo dato, come dire, una connotazione particolare, una grafica anche qui molto semplice alle varie sezioni, per dare subito l'impatto di cosa si va a trovare. Questo era acque pulite, quindi tutto quello che riguarda le infrastrutture idriche. Vi ricordo che sulle infrastrutture idriche abbiamo anche il portale dell'acqua, che per la prima volta, diciamo, a livello nazionale sono stati raccolti tutti i dati che riguardano il settore idrico. E poi c'è la parte di scuole, di cui parlerà Saggese meglio, dove appunto trovate anche quello che vi dicevo prima, il cantiere del giorno, anche se quello è anche home page, vero? E poi se fai vedere velocemente anche la parte social, questo è Facebook e ce n'è, come dire, un altro anche dedicato all'edilizia scolastica, abbiamo Twitter, abbiamo Instagram, Flickr, YouTube, insomma siamo un po' su tutte le piattaforme, a volte, come dire, poi chiudo e passo la parola agli altri, viene detto sì, però queste piattaforme non portano subito dei risultati in termini, come dire, di numeri, soprattutto se una pubblica amministrazione è settoriale o si occupa di un solo argomento. Questo è un falso problema, perché in realtà, a parte che non è vero, ma esserci significa, come dire, presidiare delle piattaforme e dei bacini di utenza, chiamiamoli così, che mai andranno, come dire, a leggersi o a informarsi su quello che facciamo sulle piattaforme tradizionali. Ormai si arriva alle notizie tramite questi mezzi, quindi noi cerchiamo ogni giorno, sia noi che le scuole, di dare conto di quanto facciamo, di far vedere i cantieri e di, appunto, di far sì che il lavoro del governo sia un po' condiviso da tutti, anche con un linguaggio semplice che non guasta in questi casi quando si parla, come dire, di opere anche un po' complicate. Su, come dire, la fedeltà alle linee guida del governo passo la parola
a Marco Bani di Agint, così che ci darà una pacella. Grazie Francesco. Ovviamente non puoi bruciare. No, infatti io assolutamente non mi sento in grado di dare voti o altro, anzi apprezzo sicuramente il percorso che anche la Sicura ha voluto essere coinvolto in questo percorso di guida, che è un progetto di ACID abbastanza recente. Io voglio raccontare brevemente la genesi di questo percorso. ACID è un'agenzia giovane, ha come obiettivo quello di inserire il digitale nel motore della società italiana, quindi dalla pubblica amministrazione ai cittadini, alle scuole, all'agricoltura, insomma in tutti i settori che ci coinvolgono nella vita quotidiana. E se guardiamo purtroppo anche l'ultima classifica più importante per noi, che è il DESI, che è il Digital Economy Society Index, che è uscito in settimana, che ci relega purtroppo ancora una volta nelle posizioni più basse, vediamo però che ci sono alcuni indicatori dal quale possiamo partire per lavorare e far funzionare meglio questo motore. Questi indicatori ci dicono che abbiamo una grande elevata quantità di servizi digitali pubblici, quindi abbiamo una grande offerta, però purtroppo non si utilizzano questi servizi, ovvero i cittadini, le imprese, ma anche gli stessi funzionari della pubblica amministrazione non utilizzano questi servizi. Cosa vuol dire? Sarà un problema anche di qualità dei servizi? Sarà che c'è anche qualche blocco, qualche ostacolo nell'esperienza che si fa nell'utilizzo dei servizi online? Ecco, questo sicuramente può essere un motivo, e quindi abbiamo cercato di fare sulla falsa riga anche di quello che ha fatto la Casa Bianca, ma anche il PEI, una serie di linee guida di supporto alle amministrazioni, prima quelle centrali, per far sì che l'esperienza utente nell'usufruire di un servizio online sia il più simile possibile. Abbiamo lanciato un sito che si chiama design.italia.it, che è già online, l'abbiamo lanciato a fine novembre, è una versione alfa, che per i non informatici vuol dire una versione ancora in discussione, ovvero che abbiamo messo a disposizione di tutti i ministeri, ma anche degli enti che in qualche modo vogliono sperimentare queste linee guida. Infatti ringrazio comunque Francesco per aver permesso anche al Dipartimento di sfruttarlo e di finalizzarlo ancora di più. E in qualche modo queste linee guida vogliono dare una semplificazione non solo dell'esperienza, ma anche della complessità nella costruzione di un sito. Io faccio sempre l'esempio di un ristorante. Quando andiamo in giro per il mondo, l'esperienza di entrare in un ristorante è quasi sempre la stessa. Ci aspettiamo di trovare delle tavole imbandite, ci aspettiamo di trovare dei camerieri garbati che ci chiedono quale tavolo vogliamo, ci aspettiamo di non vedere i fumi dalla cucina o altro, e quindi entriamo, vediamo questa esperienza comune e ci sediamo e comunque cerchiamo al meglio di godere di questa esperienza. Se invece entriamo in un ristorante e troviamo i tavoli ancora apparecchiati, i camerieri che fumano, il puzzo della cucina, sicuramente scappiamo a gambe levate e non ci troviamo più. Faccio sempre questo esempio perché un po' è lo stesso anche quando visitiamo un sito della pubblica amministrazione, almeno la maggior parte sia della pubblica amministrazione, perché vediamo una confusione di immagini, non sappiamo dov'è il modulo per compilare quel determinato form, non sappiamo dove andare a pagare, non sappiamo dove sono i contatti, c'è disarmonia, ma anche a livello centrale. Ora purtroppo non abbiamo slide, ma se vedete ancora adesso, molti ministeri hanno diverse immagini da testata, hanno diverse strutture, diverse modalità di accesso ai servizi, ecco. Questo non deve essere dato per acquisito, cioè non è scontato che deve essere così. Per questo noi in qualche modo cerchiamo davvero di agevolare questa possibilità dando una struttura più chiara, dando dei colori che in qualche modo devono essere sia accessibili altro ma anche uniformi, ma anche tutto quello che riguarda l'esperienza di un servizio il più omogenea possibile. Questo per noi non solo è un fattore di
anche di risparmio dei costi, perché alla fine se si cerca anche il modo di utilizzare anche siti che sono già in essere, che sono già delle linee guida per aiutare anche gli altri, che sicuramente risparmio anche nelle reazioni altre. Per fare questo abbiamo aperto comunque, per evitare che sia sempre la solita decisione dall'alto, una community che è aperta ovviamente a tutti, anche agli esperti, che è designer comunitario.it, dove chiunque può rilasciare i propri commenti, i propri feedback, i propri input, i propri pensieri su tutto quello che è sono le linee guida, perché l'idea è quello di un evolversi continuo in base anche a quelli che sono appunto i commenti che vengono non solo da chi utilizza i siti, ma anche appunto da ministeri e altro. Abbiamo avuto sinceramente una grande risposta dopo il lancio, che ripeto è avvenuto a fine novembre. Abbiamo già online, è stato il primo, quindi è stato anche un forte segnale politico, governo.it, siamo riusciti a cambiare il sito del governo dopo 14 anni, utilizzavo ancora per i MUI, perché per chi conosce la materia, se non si parla degli albori, dei programmi di editing di HTML. E a seguire c'è stata Funzione Pubblica, che ha rilasciato il loro sito due settimane fa, e poi abbiamo anche il Ministero del Transporto e Trasporti, che per noi è stato comunque un motivo di grande orgoglio, perché l'ha fatto tutto da solo, ovvero non ha avuto un supporto da noi, ha solamente seguito pedissequamente le linee guida, e quindi per noi è stato un motivo in più nel testimoniare quanto fosse buona la stesura delle linee guida, perché senza supporto sono riusciti a creare un prodotto conforme. Sono in uscita, comunque stanno per uscire il sito del MIUR, non ci parlerà meglio Alessandra, il sito del Ministero del Lavoro, abbiamo creato una grande aspettativa su questo sito, e quindi riusciremo ad avere a quasi 6-8 mesi dal lancio delle prime linee guida non la maggioranza dei siti dei ministeri, ma comunque una buona parte, nella speranza che piano piano prima o poi si riesca davvero ad arrivare a una conformità di visione e di metodo. Il nostro obiettivo a giugno è di lasciare una nuova versione di linee guida corretta anche rispetto appunto agli input che ci vengono. Sì, diciamo miglioramento, come appunto i programmi informatici si evolvono, anche le linee guida si evolvono senza cambiare diciamo il cuore di quello che viene detto. Si aggiungono anche altri pezzi, ad esempio abbiamo tralasciato tutta l'accessibilità, che invece nel prossimo vorremmo in qualche modo esplicitare meglio. Non si parla di social media, questa è una grande ispirazione di Francesco, quindi magari in qualche ci facciamo qualche appunto, ma soprattutto cerchiamo anche di espanderci anche a livello regionale e a livello locale, per arrivare a quella identità anche di paese che in qualche modo ci deve caratterizzare. Passo subito la parola a Francesco, dicendo però che a noi ci ha molto colpito, noi come ACI, credo anche a chiunque abbia sentito le parole di Tim Cook, che è il CEO di Apple, che quando è venuto a Milano ormai a ottobre penso, ha parlato di come tutto il lavoro di Apple venga ispirato dalla storia del design italiano. Ecco, mi fa sempre riflettere questa cosa, che noi guardiamo i guru della Silicon Valley come i massimi esperti di design, di tecnologia e altro, e loro invece guardano a noi. Ecco, se noi cerchiamo di essere un po' più noi stessi, magari riusciamo a fare meglio. Grazie. Sicuramente. Quindi aspettiamo diciamo, il secondo tempo delle linee guida e appunto come giustamente ha detto Marco aspettiamo anche poi oltre ad allineare come dire, tutte le strutture governative che si arrivi anche sui territori, quindi con le regioni, i comuni e via dicendo. Visto che l'abbiamo annunciata e riannunciata, passo la parola ad Alessandra Migliozzi, capo ufficio stampa del MIUR, che ci racconta le loro novità e poi direi di andare in automatico a parlare della parte del nostro sito web dedicata all'edilizia scolastica. Allora, io sarò brevissima visto che poi in qualche modo facciamo la sezione di missione sull'edilizia scolastica.
Io penso che l'onorevole Degani prima abbia utilizzato un'espressione che un po' riassume da un punto di vista sia delle politiche, delle policy, che da un punto di vista policy attive, diciamo, verso i cittadini di questo governo, che da un punto di vista delle policy di comunicazione, quella che è un po' la nostra modalità di azione. Si sta provando ad uscire da una continua e costante fase di emergenza del paese, quindi è un po' abituato a questi continui spostoni per cui le cose avvengono, penso alla scuola dove questa è stata una costante, purtroppo continua ad essere per certi versi, stiamo provando a fare in modo che sia sempre meno, ad una fase di programmazione, che significa anche un po' mettere in ordine le cose, metterle in prospettiva, non guardare solo al momento, ma anche ai momenti che arriveranno, e questo ha a che fare appunto anche con la comunicazione. Qui ci sono insomma dei colleghi con i quali lavoriamo più o meno costantemente, ci sentiamo, siamo in contatto tutti i giorni, il che potrebbe sembrare un dato piuttosto scontato, in realtà per dire, avendo fatto un'esperienza di un precedente governo con una piccolissima parte e ormai diciamo per più di 2 anni con questo governo lato comunicazione, si è creata una bellissima collaborazione tra istituzioni che le linee guida hanno in qualche modo suggellato ulteriormente, creando anche la possibilità di rendere più visibile questa integrazione della comunicazione che io credo fosse estremamente necessaria. Lavorando nell'ufficio stampa di un ministero tanto complesso quanto quello dell'istruzione, università e ricerca, già nel nome diciamo fa capire quanto noi ci occupiamo, come dire, volentieri ma anche faticosamente di tanti argomenti, inevitabilmente soffriamo un po' la problematica dell'eterna confusione di come spiegare a chi sta fuori quello che stiamo facendo, quali sono le ultime novità, quali sono le cose più importanti che stanno accadendo all'interno del palazzone delle circolari. Noi nel nostro piano di comunicazione quest'anno abbiamo scritto che vorremmo essere sempre meno considerati e in qualche modo vissuti come appunto il palazzo di Via Trastevere e il palazzo delle circolari, ma un luogo in cui avvengono cose che in realtà sono politiche in qualche modo anche industriali del paese, penso a tutta la parte della ricerca. Quindi noi siamo ben contenti, stavamo già lavorando in qualche modo alla ristrutturazione del nostro sito e siamo stati ben felici e insomma, visto che l'hanno annunciato più volte, ormai devo confermarlo, presto ci sarà anche un nuovo sito del MIUR, probabilmente prima dell'estate, perché noi abbiamo una complessità di temi da in qualche modo risistemare, quindi questo ci chiede un pizzico di lavorazione in più che seguirà le linee guida AGID, in cui abbiamo deciso di credere fortemente perché ci piace l'idea di una identità visiva comune del governo, della pubblica amministrazione per semplificare la vita cittadina. Quindi a questo punto anticiperei anche un po' quelle che vorrebbero essere un po' le linee di novità che inseriremo nel nostro sito. I nostri canoni, diciamo, di azione sono 3, i nostri punti di ispirazione: dare un'informazione sempre più immediata al cittadino, darla in modo sempre più trasparente e sempre più chiaro. Per cui certamente si è parlato prima e si parlerà anche fra poco di open data, e noi abbiamo inserito nella legge Buona Scuola, che è stata approvata a luglio, l'obbligo per il Ministero di pubblicare un portale open data su tutti i dati della scuola. Questo credo che sia insomma un progresso importante per un Ministero come il nostro, che ha una base informativa veramente sostanziosa. Abbiamo già fatto diciamo le prime uscite di dati informati open sulla scuola e sono stati diciamo molto apprezzati dalla comunità che segue un po' questi temi. Ovviamente poi usciamo pubblicamente e periodicamente anche con delle pubblicazioni un po' più accessibili anche a chi non è molto avvezzo all'open data, però diciamo l'idea è di rendere sempre più disponibile per il cittadino e per altre istituzioni quelli che sono i nostri numeri, che ovviamente sono forniti anche dall'Istat, ma con periodicità più lunghe. Un altro punto di riferimento che sarà importante per il nuovo sito è quello dei servizi, a cui accennava prima anche il dottor Bani, servizi intesi come servizi personalizzati, per cui inseriremo una sezione dal titolo Io sono nel nostro sito, che consentirà a ciascun utente, che sia studente universitario o di scuola, che sia ricercatore, che sia impresa che vuole collaborare con la nostra istituzione, che sia un'altra istituzione, un dirigente scolastico, un docente di università oppure di scuola di nuovo, la possibilità di profilare un po' l'informazione, quindi di accedere attraverso un profilo specifico per utente, quindi di avere informazioni specifiche che sono le ultime news, le ultime circolari, gli ultimi servizi disponibili. Sul tema servizi lavoreremo molto, ne faremo una parte centrale del nostro sito in modo che chiunque venga possa subito capire come si fa a
quindi ci sarà una sezione che si intitola proprio come faccio a, dall'iscrizione di mio figlio a partecipare a un bando per una borsa di studio, a diventare docente all'estero piuttosto che in Italia. Quindi noi, come dire, siamo appunto molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, speriamo che poi lo siano anche gli utenti e che il sito sia davvero utile. Intanto non possiamo che fare gli auguri, diciamo, a chi oggi inaugura già la sua nuova pagina, in particolare per quanto riguarda la sezione scuola, che in realtà ci vede ovviamente interessati e in collaborazione con la struttura di missione guidata da Laura Galimberti, a cui immagino che tra poco vada la parola, soprattutto perché proprio la struttura di missione ci aiuta in un aspetto che è complicato ma bello allo stesso tempo, cioè raccontare ogni giorno, come accennava prima Francesco, quelli che sono i lavori che effettivamente si stanno facendo nelle nostre scuole, e su questo non è sempre facile anche per chi come me fa comunicazione attraverso i mass media, perché io mi occupo dell'ufficio stampa, quindi ho diciamo il compito di far interagire la mia istituzione con i media, a spiegare sempre la positività dei dati. È chiaro che fa molto più notizia dire che c'è una scuola che purtroppo ha un danno, piuttosto insomma non è particolarmente ben messa, che raccontare gli oltre 1000 cantieri attivi, gli oltre 1000 cantieri già chiusi, che se pensiamo al periodo insomma di attività di questo governo, almeno a me da cittadino, da giornalista che prima si occupava di scuole, da capo stampa adesso, fanno abbastanza impressione, mi sembrano numeri davvero importanti. Quindi ringrazio la struttura di missione per l'aiuto che ogni giorno ci dà nel raccontare tutto questo. Benvenuta a Laura Galimberti, che è arrivata di nascosto sul palco, e ti do subito la parola. Grazie mille, mi scuso ovviamente di essere in ritardo, e quindi sono sicura che tutte le cose più belle sono già state dette, sarà diciamo originale forse il mio intervento. E siamo entusiasti, devo dire, del nuovo sito, perché ci dà non solo delle funzionalità ma anche tutta un'immagine più omogenea anche con quella del governo, quindi ringraziamo veramente la struttura di missione per il dissesto che ha molto voluto questa cosa, ci ha supportati, noi siamo supportati da tutte le parti. Ecco, appena finito l'intervento di Alessandra Migliozzi col Ministero, siamo assolutamente in sintonia, ovviamente abbiamo questa parte un po' specifica dell'edilizia scolastica, quindi questa cerchiamo di curare in modo più specifico con gli stessi principi. Quindi riassumo, abbiamo parlato della partecipazione, e evidentemente il nostro sito non è così grande pubblico come quello del Ministero dell'Istruzione, ma anche noi intendiamo che in qualche modo il sito sia interattivo e partecipato. Qual è il clou di questa partecipazione? Essenzialmente degli enti locali, che sono i proprietari e gestori degli edifici delle scuole, sapete, quindi la governance dell'edilizia scolastica è un po' complessa, ecco, perché gli edifici sono di proprietà degli enti locali, le regioni hanno il compito della programmazione, i fondi sono nazionali, quindi vengono dal Ministero e da dipartimenti del governo, quindi diciamo in questa complicazione cerchiamo di rendere partecipi quindi gli utenti da una parte, ma soprattutto gli enti locali, che sono quelli che effettuano gli interventi. Abbiamo la sezione Il cantiere del giorno, io non so se si può cliccare, qualcuno c'ha un computer. Ecco, il cantiere del giorno sta in home page e si apre, apriamo questo del giorno, ecco, ogni giorno diciamo c'è un cantiere eseguito in modo specifico, quindi sono le foto del cantiere, c'è una breve sintesi, ecco, del tipo di intervento, un accenno al grado di scuola, quanti alunni, ovviamente il finanziamento che è stato erogato. Questo, in questo caso vedete, il cantiere è concluso, ma ci sono anche cantieri poi aperti e quant'altro, quindi in questo senso ci piace dare visibilità, ecco, alle opere e ai comuni che hanno dei belli interventi. Ogni giorno è da un anno che facciamo questo cantiere, direi che non è concluso per niente, scusate, forse prendendo adesso la posizione sbagliata, sulle ruspe, comunque. E ci piace in qualche maniera e dare visibilità anche proprio con le fotografie agli interventi, proprio per cercare di arginare il fenomeno che diceva Alessandra, per cui le cattive notizie fanno sempre più notizia di quelle buone, quindi 365 cantieri del giorno con fotografie, diciamo, hanno meno eco sulla stampa di un pezzettino di intonaco che cade in una scuola.
abbiamo anche fatto il concorso del cantiere del giorno, quindi dopo un anno di questi cantieri del giorno ci piace che gli enti o i cittadini possano votare il cantiere del giorno, quello più interessante, quello più bello, quindi è una maniera in qualche modo di far partecipare, ecco, anche gli enti e i cittadini stessi al sito. Abbiamo quindi il tema della partecipazione, ovviamente un po' più limitato, ma ci piace che sia vivo e vivace. Il tema dei social è molto vivo, quindi è assolutamente collegato al sito web, tutte le news, tutte le notizie, anche quelle minori, vengono veicolate sia attraverso Facebook che attraverso Twitter. E devo dire che soprattutto attraverso Twitter questo suscita un certo interesse, anche il cantiere del giorno tutti i giorni viene twittato. Mi piace, come dire, anche ricordare il fatto che l'immagine che abbiamo dato alla comunicazione in generale, al sito web in particolare, sia anche un po' divertente, diciamo, un po' legata al tema della scuola, quindi capiamo che questo all'interno di tutte le pagine del governo è un po' magari trasgressivo, ma ci sembra, come dire, un po' un indice della particolarità anche del mondo della scuola, che ovviamente coinvolge i bambini e coinvolge gli studenti, quindi anche se siamo ogni tanto un po' meno rigorosi, questo ci sembra un plus e non un limite. Tutto il tema degli open data che è stato ricordato, grazie intanto di far passare le immagini. Per quanto riguarda gli open data, che ovviamente è un tema che sentiamo moltissimo, e ringrazio Alessandra di aver ricordato anche le risorse che proprio il Ministero ha previsto, quindi tutti i dati del Ministero, che sono ovviamente tantissimi e interessano diverse tipologie ovviamente di dati, non soltanto quelli relativi all'edilizia, saranno open data. In questo senso sono orientati moltissimi ministeri, in questo senso devo dire la struttura di missione del dissesto idrogeologico ha sicuramente sopravanzati, perché già da subito hanno avuto un meraviglioso open data grazie a ISPRA, grazie a tante collaborazioni. Noi abbiamo già comunque online, se torniamo scusate un attimo sul sito delle scuole, perfetto, ecco, vedete sono descritte le linee di finanziamento che abbiamo, come dire, immaginato con nuovi fantasiosi, in realtà sono delle linee di finanziamento, scuole nuove, scuole sicure, scuole sostenibili, scuole belle, facciamo scuole sicure per esempio. Ecco, i cantieri vengono anche ricapitolati in fondo, ma ogni linea di finanziamento ha una home page con dei dati riassuntivi, poi se saliamo vedete che ogni volta c'è cantieri, ecco, sulla sinistra, cioè questa è, diciamo, una possibilità di ricerca, ok, per regione, ma se vogliamo vedere subito la mappa torniamo su scuole sicure, sulla sinistra, in alto a sinistra c'è cantieri, perfetto, ecco, scendendo vedete che c'è la mappa, scogliamo, ecco, c'è la mappa con tutti i cantieri, ecco, in questo caso non sono esattamente georeferenziati, sono posizionati sul centro del luogo di intervento. Se scendiamo vediamo che sono tutte le linee di finanziamento, quindi si possono attivare o disattivare i diversi layer, e ogni volta che andiamo su un puntino, visualizza, entriamo nella scheda. Ecco, si apre una scheda molto semplice in cui è indicato l'ente richiedente, il finanziamento che ha avuto, lo stato di intervento, la tipologia degli interventi, quindi abbiamo già la possibilità, ecco, di mostrare al pubblico, anche ai genitori, a chi frequenta le scuole, qual è lo stato di attuazione degli interventi sulla loro scuola, diciamo. Speriamo, comunque abbiamo già uno splendido modello, vedo in sala anche chi ci sta aiutando a concludere, un po' di UFG, in modo che gli interventi saranno veramente georeferenziati, ci sarà la possibilità, proprio open data, anche di fare delle query sui dati e quant'altro. Quindi siamo assolutamente allineati con tutto quello che si sta facendo e siamo molto contenti, devo dire, sia della risposta sia di poter dare l'adeguata visibilità anche a questo segmento un po' particolare, ecco, dell'edilizia scolastica,
che ricordiamo è sempre stato un po' disperso come finanziamenti nei diversi ministeri per lungo tempo, forse ricordate c'era stata una forte competenza del Ministero dell'Infrastruttura, adesso diciamo anche presso il MIUR è stata costituita proprio una direzione generale che si occupa dell'edilizia scolastica, quindi le competenze man mano stanno confluendo tutte sul Ministero dell'Istruzione, ma in qualche modo è utile un coordinamento, ecco, di tutto quello che è stato fatto fino adesso, anche perché diamo atto, ecco, per esempio anche vedete qua ci sono le linee di finanziamento MIUR specifiche, ma ci sono anche delle vecchie protezioni civile, c'è anche MIT, ecco, quindi stiamo cercando di monitorare proprio per portare a compimento anche tutte delle vecchie linee di finanziamento, quindi diamo atto sia di tutte le novità di questo governo, ma sia di tutto quello che si sta facendo per chiudere e portare a compimento le vecchie linee di finanziamento, accelerare i cantieri. Quindi ci serve un servizio assolutamente specifico per questo settore che assolutamente mancava. Adesso sia in collaborazione diciamo con noi, ma poi man mano ovviamente anche il Ministero si attrezzerà, ma questa parte specifica riunisce in questo momento anche competenze di diversi ministeri a cui diamo la possibilità di visibilità e soprattutto in un periodo in cui devo dire che le risorse appunto sono ingenti e quindi molto si muove sul tema dell'edilizia scolastica. Grazie mille. Grazie a Lorena Giletti. Passo la parola a Giovanni Merilini del Politecnico di Milano. Colgo l'occasione per ringraziare lui, il Politecnico di Milano e AGID e ovviamente ISPRA e la Protezione Civile per quello che ci farà vedere Giovanni, ovvero la mappa degli open data d'Italia Sicura, e Giovanni saprà spiegarvi come mai non era mai stata fatta una cosa del genere. Grazie Francesco, grazie a Mauro Grassi per il lavoro che sta facendo, anche per la fiducia che ci ha dato in questa avventura. Mi posiziono qui alla console in modo da poter... Allora, quella che vedete qua è la pagina principale. Ora purtroppo il proiettore non ci dà la soddisfazione dello splendore del 70 mm di CinemaScope. Ma comunque poco rileva. Volevo segnalare le cose importanti di questo lavoro. È un lavoro fatto a più mani, in cui AGID, ISPRA, il Dipartimento della Protezione Civile e altri soggetti si sono rimboccati le maniche per, diciamo, offrire una visione sinottica dei tre mondi del dissesto, che in qualche modo sono il quadro della pericolosità e del rischio, il quadro delle emergenze e dei relativi costi e il quadro delle opere di mitigazione. Vedete, io qua vedo la mappa di ISPRA che è offerta qui come servizio, dove vedo la pericolosità sul territorio, vedo la pericolosità da frana, la pericolosità da alluvione, l'unico quadro. Però se io vado sulla pagina delle emergenze, io qua in basso, a colpo d'occhio, io vedo che in due anni, solo per le emergenze nazionali, sono stati censiti danni diretti, e dico censiti, non dire saranno 100, saranno 200, i commissari delegati analiticamente hanno censito 6 miliardi e 300 milioni di danno diretto da solo rischio idrogeologico per i soli eventi nazionali. Allora, in questo quadro, quando io poi ritorno sulla pagina di interventi e vado a stringere, vado a prendere un intervento, ora qui non è che la fibra sia di una, come dire, sveltezza commovente. Però se io vado a andarmi a vedere questi interventi, naturalmente io già vedo nella casella di testo, ma ve la andate a guardare voi per bene, i dati aggregati alle diverse scale, quanti chilometri quadrati in area pericolosità tot o in area pericolosità da frana tot altro,
quanta popolazione, quante scuole, quanti chilometri quadrati di territorio, tutti i dati forniti da ISPRA, ma quando io poi sono qua e mi vado a vedere l'intervento e me lo vado a vedere con tutti i suoi dati nel contesto nazionale, allora i soldi che io vedo e posso naturalmente arrivare anche alla scheda RENDIS, RENDIS è il sistema di monitoraggio che ISPRA in maniera, come dire, diciamo assai diligente, anzi diligentissima, gestisce davvero in modo, facendo un lavoro splendido, però quando io vedo qua questi numeri, io sono in grado di ricondurli al quadro complessivo. C'è un certo rischio, c'ho dei costi vivi, continui, come la falla nel serbatoio di un'automobile è il dissesto idrogeologico in Italia, e vedo dove intervengo, come intervengo. Allora, dato che però il tema che mi ha assegnato Francesco, sono alla fine, non è che vogliamo, è il tema degli open data, io voglio dire subito che questo lavoro noi abbiamo cercato di farlo in maniera vera. Cosa vuol dire in maniera vera? C'è una famosa TED conference di Tim Berners-Lee dove lui lei prendo subito, io accetto sempre. Allora, Tim Berners-Lee che in una mitica TED del 2009 dice: aprite i cassetti, prendete i dati e pubblicateli. Allora, se io prendo da un cassetto una tabella di Excel magari appena rilasciata da un bravissimo funzionario e la pubblico in un portale bellissimo con delle data visualization splendide, io in realtà ho messo su quel portale un cadavere putrefatto, magari non ancora putrefatto ma in via di rapida putrefazione, perché gli open data non sono la pubblicazione bella, bellissima, splendida di dati, di animazioni, ma è il back office che ci sta dietro, cioè è la capacità della pubblica amministrazione di ingegnerizzare processi tali da garantire la certificazione della filiera che prende quel dato dalla sua origine e lo pubblica e lo rilascia ai cittadini. Allora, questo c'è dentro Italia Sicura. Cioè, noi, i dati aperti che noi diamo qua con, nella nostra pagina, che è molto molto dettagliata, dove ci sono tutti gli elementi perché il cittadino si possa ricostruire a casa sua quello che vede qua, però noi non è che contendiamo o ci facciamo prestare i dati di ISPRA, i dati del Dipartimento della Protezione Civile, i dati di ISTAT. No, ISPRA mette a disposizione un bocchettone al quale Italia Sicura attacca la sua presa, ma è lo stesso bocchettone che ISPRA mette a disposizione ai cittadini delle istituzioni. E così è per ISTAT e così è per il Dipartimento della Protezione Civile. Non è particolarmente eroico quello che dico, perché così si fa, però almeno, diciamo così, l'abbiamo fatto. Ecco, e questo è il nostro stile di lavorare. Volevo aggiungere un'altra questione importante, anzi altre due. Innanzitutto si è parlato di resilienza. Allora, la resilienza, che giustamente il sottosegretario ha citato, vorrei ritornare indietro alla precedente, che giustamente il sottosegretario ha citato, e vedete, la resilienza, che è un po' come l'araba finisce, no? Che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia, nessuno sa, del metastasio. La resilienza è figlia in qualche modo del capitale sociale di Putnam, no? I sociologi hanno in qualche modo stabilito degli indicatori che vedono nel coinvolgimento del cittadino nell'engagement, nell'awareness, in tutta quel robo là. Allora, i social networks forniscono, al di là di tutti i luoghi comuni da una parte
e dall'altra che l'amico di Facebook non è il vero amico, no? Indipendentemente dai luoghi comuni da una parte e dall'altra, i social network costituiscono quel community building a cui faceva in qualche modo riferimento anche il professore De Bernardinis, la costruzione di una comunità che è ai fini della resilienza un valore enorme. Allora l'Italia Sicura, ora purtroppo questo browser non mi fa vedere la barra degli indirizzi perché forse è molto voluto, però Italia Sicura è ingegnerizzata in modo, questa mappa, in modo che qualunque vista io scelga di esplorare, il programma ha la tecnologia perché quando io vado su condividi e decido di condividere questa vista, chi poi apre quel link vede esattamente, si trova esattamente dove l'altro si trovava. E quindi questa tecnologia consente una immediata condivisione, il fatto di dire ma guarda qui questo cantiere c'è scritto che va avanti invece va indietro. Ecco, è un prodotto pensato per la condivisione. È pensato anche per la condivisione perché, come Marco Bani già sa, ora Marco Bani, essendo questo un prodotto brandizzato Agit, non ha voluto fare troppo lo splendido, però se lo posso dire, questo è stato il primo prodotto che è compliant, come si suol dire, con le linee guida. Dico bene, Marco? Insieme a quello del governo. Anzi, ti dico bene. C'è qualcuno che ha una bacchetta da non scavare. Però, come dire, molto dopo quello del governo, diciamo un paio d'ore dopo di quello del governo, questo è il prodotto che è stato immediatamente compliant. Il governo, devo dire la verità, ci ha ripagato col fatto che a me sembra importantissimo, Mauro, che questo portale è nella home page del sito del governo e non credo che si trovi nella storia recente il fatto che nella home page di un governo il rischio idrogeologico si trovi ad avere un link tra i tre siti, come dire, top a cui fare riferimento. Allora, naturalmente il prodotto è stato tutto sviluppato con tecnologia open source. Questo prodotto si trova tutto il codice pubblico, è usabile da chiunque, si trova sulla piattaforma GitHub. Chi è un po' smanettone sa che è una piattaforma fatta per il riuso e per la cooperazione. Quindi, dicevo, Italia Sicura da questo punto di vista è un produttore di resilienza, perché vuole produrre comunità che lavorano intorno a questo tema. Altre cose con le quali chiudo sono, per esempio, il fatto che digitando il proprio indirizzo stradale nel cerca immediatamente si atterra nel contesto di pericolosità nel quale ci si trova. Il motore che guida gli indirizzi non è svegliissimo come quello di Google, perché abbiamo deciso di scegliere tecnologie open source. E quindi, diciamo, il lavoro su cui stiamo lavorando adesso, il task su cui stiamo lavorando adesso, è però un altro su cui rubo gli ultimi 60 secondi, che è il seguente. Noi siamo attaccati al bocchettone di Ispra, va bene, che fa il monitoraggio, benissimo, degli interventi della difesa del suolo. Ma Ispra, a sua volta, ha un suo back office che dai diversi RUP deve attingere i dati sulle opere. Questo mondo delle opere pubbliche è un mondo intrinsecamente complesso, dove ci sono diverse fonti di finanziamento, diversi attori istituzionali, ciascuno dei quali ha il suo stile di lavoro, ha le sue procedure, per cui l'andare a rispondere alle domande importanti a cui vuole
a cui vuole sentire risposta Mauro Grassi. Quanti interventi ho in tutto? Quanti soldi sono impegnati in questo momento? Che sembrano domande banali, ma sono domande che richiedono un concerto di interlocutori che sono 7, 8, 9, 10, ciascuno dei quali c'è il posto di monitoraggio. E diciamo, attualmente il sistema funziona premendo sui loop, i quali Silvia Piovre, va bene, con un tentacolo su ogni tastiera, inseriscono i dati nei diversi sistemi di monitoraggio. Noi stiamo lavorando insieme al Ministero delle Infrastrutture, una collaborazione molto importante, proprio per cercare di ridurre il numero di bocchettoni e riuscire a far sì che quando il RUP deve inserire su Rendis i dati importanti per Rendis, che tipo di dissesto, rischio residuo, tutte le cose su cui ISPRA è vitale per il funzionamento di questo sistema, almeno i dati burocratici di base ce li abbia già, come dire, inseriti alla semplice digitazione del CUP. Allora, in questo modo noi puntiamo ad ampliare il back office ancora di più e proseguire il nostro lavoro oscuro. Quello che vedete in questa piattaforma, che pure un piccolo passo avanti, però diciamo ogni centesimo che vedete qua ce n'è altri 99 spesi nel back office per poter dare ai cittadini della trasparenza vera, dei dati veramente aperti e un'informazione che sia sempre aggiornata e fresca. Vi ringrazio. Grazie. Mauro, possiamo mandare tutto a tanti. Grazie a tutti e buon lavoro. E buon lavoro.